Buonasera a tutti, benvenuti a questo speciale di San Valentino del Quasi Quiz. Buonasera Adriano Santucci, come sta? Buonasera, sto molto bene e sono molto emozionato. Che già ridi, perché ridi? No, perché sono contento perché sto vincendo al Fantacalcio. Ah ecco. Ho appena ricevuto la notizia del secondo gol di Lukaku che mi fa definitivamente vincere, quindi sono contento. Oh. Buonasera Giovanni, questa sera è una puntata specialissima, perché appunto avremo non solo è a tema San Valentino, ma avremo proprio in gioco due coppie che se la giocano. E non solo due coppie normali, esatto. Cioè sono delle coppie che l'uno non sapeva della, cioè hanno organizzato separatamente all'insaputa del proprio partner, capito? Adesso ci facciamo raccontare da loro. Hanno scoperto. Nel frattempo, che cosa vogliamo dire, Giovanni? Ma com'è andato questo San Valentino, Santucci? Che hai fatto a San Valentino? Di solito, no, è la festa degli innamorati, tutti stanno insieme, eccetera. Si fanno tanto bombò. Ma diciamo che no, non abbiamo fatto assolutamente niente. Siamo stati a casa oggi con esatto, anch'io e Martina fortunatamente sta di là. Siamo stati a casa. La cena di questa sera, no? La cena di San Valentino. La cena sì. Io ho mangiato Burger King stasera. Pazzesco, buonissimo. Ma buonissimo. Hai preso quello con 8 hamburger. Esatto. Ho preso il palazzo del Burger King, praticamente. Sai che io non lo posso più fare, Giovanni. Mi sono reso conto. Esplode il fegato. Le ultime due volte. No, mi sento male. Le ultime due volte che ho provato a farlo, quello con 3 hamburger, mi pare. Mm-hmm. Non 4. Sì, quello con 3. Dopo sto proprio male. Fisica. Non lo posso più fare, c'ho un'età. No, io poi a una certa andrò in bagno e ci rimarrò per 2 ore. Però mentre lo mangi c'è quel piacere dell'hamburger, quella a 6 piani del Burger King. Sì, quello sì. Sì, sì. Esatto. Sì, sì. Allora, intanto ringraziamo i soliti. Ho ringraziato già Mary V che ha regalato qualche abbonamento. Lei manco arriva. 4, avevo visto prima, come al solito, lei sempre in prima linea. Ringraziamo tutti quelli che si stanno continuando ad abbonare, che ci stanno facendo completare l'hype train di quinto livello. Vi ricordo che qui, io non me lo ricordo mai, c'è da sotto, qualche parte sotto di noi il nostro counter degli abbonati, perché noi stiamo provando ad organizzare per sabato 6 marzo una live speciale commentary a tema Sanremo. C'è gente che ti vuole entrare in casa, Adriano Santucci? No, è che non so se sentite, mi è preso un colpo, ma qualcuno sta sparando davanti casa dei fuochi d'artificio, io pensavo che stavano morendo. Mi è preso un colpo, considera. È San Valentino, la gente spara le cose. Tutto a posto, fuochi d'artificio è 9:38. No. Vabbè, ognuno. Sparate, guarda. Ognuno. Mi hanno fatto strippare, comunque, vabbè. E che stavo dicendo? Ah, la live speciale Sanremo. Dove avremo degli ospiti a tema musicale, a tema non musicale, seguiremo il festival insieme e soprattutto credo che ci stiamo per riuscire, vogliamo mandare il buon Gianni lì con un pass stampa proprio lì all'Ariston, cioè, ragazzi. Credo che ce la stiamo facendo, quindi vi aggiorneremo su Instagram nei prossimi giorni. Allora Adriano, perdonami, prima di mandare la chat in panico, che vanno in panico molto poco. Ragazzi, sì, la mia cam è specchiata, non so perché, ma StreamYard... Anche la mia. Sì, esatto, StreamYard, che è il nuovo servizio che stiamo utilizzando per queste live, infatti è tutto molto più statico, più tranquillo, ci specchia le camere, ragazzi, va così, che vedevo di StreamYard ci specchia la camera, pazienza, sopravviveremo a questa cosa. Ma la cosa fondamentale, prima di far entrare le coppie, l'ultima cosa che voglio dire di questo Fanta Sanremo, ragazzi, è che giocheremo tutti insieme, cioè con chi è abbonato nel canale Telegram nostro, al Fanta Sanremo. Quindi mi raccomando, seguiteci su Instagram, perché da lunedì, da domani, vi inizieremo a dare le informazioni. Ognuno di chi vorrà partecipare avrà un link ad una lega speciale, avrà il link solo chi è nel canale Telegram sul sito fantasanremo.com. Bisognerà farsi la squadra, ci sarà un regolamento per farsi la squadra, verranno dati dei punteggi quanto ogni sera. Quanto ti diverte sta cosa. Aspetta, e alla fine chi prima della finale sta ai primi posti della classifica, credo 2 o 3 persone, sempre se raggiungiamo questi benedetti 1800 sottoscrittori, saranno in live con noi.
Cioè, proprio. Inviteremo i primi tre della classifica del Fantasarremo. Quindi mi raccomando, da domani seguiteci, perché dobbiamo assolutamente. Io devo, sto ancora ragionando su che squadra fare. Non ho ancora preso delle perché ognuno delle, di noi farà una squadra. Cioè, anch'io, anche Matteo Bruno, anche Marco l'ha già fatta. Marco l'ha già fatta, ci mancherebbe. Quindi andate sul sito, scrivete fantasarremo.com, leggete le regole, perché così potete capire in base a che cosa vengono dati i punteggi. E quindi potete decidere come fare la squadra. Per dire, viene dato più 25 al cantante la prima volta, se a quel cantante che la prima volta viene, la cui orchestra viene diretta da Beppe Vessicchio. Esatto, oppure meno se 10 se ne va se il cantante, meno 10 se il cantante sbaglia il testo mentre canta, o 1000 punti se muore mentre canta. C'è pure la possibilità, uno può anche, che ne so, visto che c'è Orietta Berti, non me ne voglio, non se può mai di, ma gli vogliamo bene, no, per no, dire, sì, per, sì, dire sì. Per dire, e quindi vabbè, andate a leggere e che si divertimo. Facciamo entrare Giovanni, facciamo entrare, sì, tu sai che io ho questo rito che ogni sera non può cominciare senza un bicchiere di vino. Allora, certo, accendiamo il microfono alle nostre coppie, li facciamo entrare e ci facciamo raccontare loro un pochino questa cosa di questa sera. Quindi ragazzi, date il benvenuto a Salvatore e Valentina, Rachele e Francesco. Ciao. Buonasera ragazzi, benvenuti. Allora, a quanto ho capito io, praticamente Salvatore da una parte e Rachele dall'altra sono gli artefici di questa cosa, perché in teoria voi altri, Valentina e Francesco, non dovevate sapere della questione. Mi potete spiegare se sono state capaci a mantenere il segreto fino a quando, Valentina? Abbastanza, anche se però io ieri ho iniziato a nasare qualcosa. Perché che è successo? Che fa? Ma che facciamo domani? Ma domani non facciamo niente di che, rimaniamo a casa. Che è successo? Hai detto, Salvatore? Ma dai. A parte che a quest'ora c'è il coprifuoco, quindi a casa ci stiamo a prescindere. Però praticamente gli ho detto che dovevo fare delle cose tecniche, poi la chiamavo, però non si sapeva, insomma, praticamente non so neanche se stiamo partecipando a questo punto, non ho capito più niente. In caciara, praticamente. L'hai buttata in caciara, come si dice a Roma, ok. E invece dall'altra parte Francesco? Allora, io ho iniziato a sospettare venerdì sera, perché lei ha dovuto fare la chiamata con Gianni e Giacomo, e io ho avuto come un sesto senso, perché la mattina a pranzo, o giovedì a pranzo, non ricordo, ho rivisto un po' il vostro quiz. Allora ho iniziato a ripensare. Poi oggi, però non me l'ha detto, venerdì sera ha retto. Oggi a pranzo mi fa, ma che vediamo? Vogliamo vedere, io dico, Modern Family? Dopo vediamo i quasi quiz. Ma quindi stasera quasi quiz, e alla fine è ceduto. Cioè, capito? Troppi sospetti. Ma poi io già in passato l'ho minacciato altre volte di... Sì. Insomma, dai che fai, non partecipi. Dai, partecipi. Hai capito? Perché Lian, cioè... Il quiz la domenica sera, questo quiz sconvolge, family, sconvolge le case degli italiani, cioè crea questa cosa contro, abbiamo, ma vinto contro Modern Family, cioè come i quiz quelli della televisione dove c'hai il tuo cugino che ti iscrivi a MasterChef per capito? Dire, oh, esatto, capito, uguale, è successa questa cosa, ragazzi, io sono veramente emozionato, cioè grazie per questa, perché noi non ce ne rendiamo conto di questa cosa, però dai, allora, Salvatore, no, Vale. Siamo allora, emozionati noi abbastanza. Cosa, Francesco? Siamo emozionati voi. Ma no, ma no, no dai, non è che dovete, non dovete. Quindi, di allora, dove siete? Esatto, un attimo di voi, Salvatore e Valentina. Allora, noi abitiamo a Parma, però io sono di origine sarda, provincia di Cagliari, e lei è? Di origine siciliana, forza Catania. Dai Valentina, okay. Dai. Allora Valentina, diciamo che tu già hai vinto. Facciamo giocare pure gli altri. No. Però diciamo che Valentina ha già vinto. Stavolta, dai. Stasera sono io il cattivo. Allora. Vabbè. E voi che fate nella vita? Io sono progettista meccanico per un'industria che fa impianti per l'industria alimentare. E Valentina? Okay. Io sono una makeup artist e consulente di bellezza. Ok, figo. E invece Rachele e Francesco? Allora, io sono lombarda di Mantova e studio farmacia, sono al quinto anno e quindi da quando faccio l'università a Bologna mi sono trasferita qui praticamente. Ok. Io sono abruzzese di Ortona, provincia di Chieti, che saluto. vivo a Bologna da
4-5 anni per l'università e lavoro e sono educatore e studio psicologia. E vivete insieme anche voi? No, no, diciamo in questo periodo stiamo parecchio tempo insieme via Covid, perché io sono da solo, lei da solo, allora ci facciamo compagnia. Sì, però non giustamente. Viviamo ok, va bene. E allora, questa sera avremo sempre 5 giochi, diamo delle anticipazioni, Giovanni. Sì. Di cui 4 li conosciamo già, ma un quinto gioco sarà la prima volta, un gioco nuovo. Una perché, cosa nuova. Perché Gianni ogni tanto si caga fuori i giochi nuovi, è questa la cosa. È una cosa che abbiamo fatto su YouTube diverso tempo fa. Abbiamo provato a fare uscire questa roba. Poi non gli abbiamo più dato seguito e la proveremo stasera in live. Io non so se voi già sapete qualcosa, se Gianni vi ha detto qualcosa. Allora, non è... mi dissocio da me stesso in anticipo. Ce l'avete le... avete delle bende? Ci serviranno delle bende per coprirvi gli occhi. Ok, perfetto. Allora cioè, siete pronti? Te pare che una makeup artist non c'ha la benda per coprirsi gli occhi? Ce l'avrà anche particolare Valentina, la mascherina, la mascherina da quella bella. Ecco, il foulard va benissimo. No, il foulard è classica nera. Va benissimo, va perfetto, benissimo. Perfetto. Per non fare trasparire nulla. Vabbè. Lo vedremo dopo esatto. A cosa serviranno le bende. È San Valentino, ma non serviranno in quel modo. Serviranno no. ad altri modi. Non abbiamo 50 sfumature modi. Di niente questa no. sera. Fra l'altro okay, c'è un sacco allora... di gente che in chat si sta lamentando perché non sono veramente Giosquillo questa sera. Oggi è anche carnevale. Raga, non c'ho voglia, perdonatemi, non c'ho avuto voglia. Non c'ho avuto voglia perché ogni volta. L'avevi detto te, però hai fatto tutto. Zio, però ogni volta un praticone. Io non mi so truccare. Martina mi deve truccare lei. È un praticone, è complicato. Non c'ho avuto voglia. Mister Davide Foti in chat dice giustamente 50 sfumature di quiz sarebbe stato. Esatto, sì. Allora, qualcuno in chat ha già capito quale sarà il gioco, però lo diciamo dopo. E vogliamo dire velocemente i vostri film preferiti e i vostri film peggiori mai visti? Salvatore. Vai. Allora, il mio film preferito è I sogni segreti di Walter Mitty. Bravo Salvatore, perché... bellissimo film. Bravo. Chiamo la fotografia, poi c'è una scena, quella quando lui sbalza sull'elicottero sotto le note di David Bowie, che sì, io piango ogni volta, non lo so, vabbè. Ok. E quello peggiore invece è Fuga di cervelli di Ruffino, che... Salutiamo Guglielmo Scilla, gli vogliamo bene. Ciao Guglielmo. Ah, è vero, perché c'è anche Guglielmo, è vero. Sì, sì, ciao Guglielmo che Valentina. È stato molto intelligente in quel film, non dice niente, non ha battute, sta zitto tutto il tempo, fa solo faccia Wilwash e basta. Dice che è voluto, dice che l'ha voluto probabilmente, lui, non lo so. C'aveva anche due monologhi, guarda, sto zitto, esatto, perfetto. Sì. Valentina. Allora, il mio film preferito è Due mani di forbice. Perché è un film a cui sono legata tantissimo fin da bambina. Quando Tim Burton sapeva fare le cose, sì, esatto. E invece il film che proprio no, è Il ritratto di Dorian Gray, quello del 2009. È bella monnezza. Una porcata mai vista, l'ho visto. Sì, ecco, e per me che amo Oscar Wilde e ho letto il libro più volte, cioè vedere quel film è stata una tragedia. È una bella monnezza. Aspetta. E invece Rachele. Allora, per me film preferito è un film che secondo me non è tanto conosciuto. Si chiama I Origins. Mm-hmm. E mi piace perché comunque è molto coinvolgente, diciamo genere drammatico fantascienza. E parla, cioè i protagonisti sono ricercatori, quindi parla sia di scienza messa a confronto, diciamo, con la religione, con le credenze. Di che anno è? Poi comunque parla d'amore, ci sono dei bei colpi di scena, quindi mi è rimasto molto impresso. Capire se è quello che mi ricordavo anch'io. Sì, era quello che mi ricordavo anch'io. È vecchiotto, è tipo del... dove cavolo è? 2014, non è... Ah, ok, è vecchiotto, Giovanni. No, mi ricordavo... 6 anni. Mi ricordavo più vecchio, perdonami, 2014. Ok. E invece il peggiore? Allora, il peggiore diciamo che il genere horror non mi piace in generale. E ho visto questo film che si chiama Obbligo Verità. Ah beh, ho capito. Cioè... Sì, è una mezza cavolata, perciò...
cioè, non mi è piaciuto. Se a te non ti piace l'horror, non ti andare a vedere se ti capi da obbligo verità. Guarda delle robe horror che hanno senso di esistere, tipo Dracula di Bram Stoker, che è un mix fra l'horror e una storia d'amore, no? Il Dracula di Bram Stoker, ma diretto da Coppola, che è comunque un horror, ma una storia d'amore dietro bellissima, ed è uno di quei film horror che ti fa rivalutare un po' il genere. Pazzesca, ragazzi, Andy Lennox, pazzesca. Il film è incredibile, pazzesca. È incredibile. Guarda quello. E invece Francesco? Allora, preferito è un po' complicato, diciamo, tra American Beauty e Truman Show sono combattuto. Bei capolavori. Beh, ci metto anche Il Gigante di Ferro di mezzo, dai. Vabbè. Non l'ho mai visto. Peggiore è un po' difficile anche lì, perché tendo a rimuoverli. Primo che mi viene in mente è 1922, che è un originale Netflix ispirato a un romanzo di Stephen King. Oddio, sì, ho capito, ma perché? Terribile. Non l'ho visto. L'abbiamo visto un pomeriggio io e mio fratello a caso, e è stata una pessima scelta. Vabbè. Intanto salutiamo Mauro 000 Skills, che ci sta facendo un raid insieme ad altri 116 utenti. Buonasera ragazzi, sicuramente ci conoscete se arrivate da Mauro. Ciao Mauro. Fra l'altro una cosa ragazzi, visto che oggi è tema di San Valentino, vi invito alla fine di questa live ad andare nella pagina Facebook del Napoli. Del Napoli Calcio, l'abbiamo detto, è stato di... andare nella pagina Facebook del Napoli Calcio, la pagina Facebook della squadra ufficiale, che c'è il video SSC di San Valentino, Napoli. SSC Napoli, c'è il video di San Valentino realizzato da noi, diretto da Mauro, che di cui sono molto orgoglioso. Secondo me è una cosa, dura poco, dura due minutini, ma è una cosa molto molto carina per questo San Valentino. Sì. Può essere gradevole guardarlo. Andateci dopo la live. Bene. Allora, stasera stiamo andando un po' lunghi, ma ci sta. Diciamo, Giovanni, vi ho scelto dal gruppo Telegram degli abbonati da più di tre mesi al canale qui, Twitch, il sistema di punteggio di questa sera, ecco, che non poteva che non essere a tema San Valentino. Certo. Per l'appunto. E quindi prendo il consiglio di Valentina, che ci suggerisce di utilizzare come si... 70,6, che sono le chilocalorie di un bacio perugina. Ah, ci sta. Quindi stasera faremo così. Intanto, a proposito, oggi è anche l'onomastico di Valentina, quindi buon onomastico, Valentina. Giusto. Grazie. Giustamente. Io onomastici proprio zero, pure io, però appena hai detto San Valentino, Valentina, sud, Valentina, eh. Onomastico. Sì, da noi ci sono persone che per l'onomastico fanno festa grande. Non comunque, è il mio caso. Diverse persone in chat dicono che il mio volume è molto basso. Sì, Giovanni, ma è il tuo, so Adri. L'ho notato anch'io. Ma è il tuo e non quello in generale. Quindi vediamo, devi essere così, tu. Guarda, da adesso, te. Adesso è meglio. Adesso posso alzare di più? Alza. Adesso prova. Alza un altro po'. Adesso così. Si sente un po' così, più forte. Sì. Dai, facciamo così. Ho messo 160 numeri a caso. Va bene, allora abbiamo scelto il sistema di punteggio, abbiamo conosciuto i nostri sfidanti che stasera si sfideranno a coppie. L'ultima cosa da fare prima di cominciare è decidere il premio, Giovanni, quindi esatto. Portaci nella stanza dei giochi. Andiamo, che detta così oggi sembra, sì Adriano, ti porto nella stanza dei giochi, te lo ricordi? 50 sfumature di cosa, ehi, andiamo nella stanza dei giochi, ragazzi. Eccoci qua nella stanza dei giochi. Semplicemente c'è nella nostra stanza dei giochi, una stanza dei giochi abbastanza tranquilla. Aspetta che rialzo la musica. Cosa ci sono? C'è il quadratone dove si vedono i nostri giochi e dopo ci sono le nostre magliette. Ragazzi, allora, avete la possibilità di scegliere in chat per chi volesse le magliette. Vi ricordo c'è sempre il comando punto esclamativo magliette e vi ritrovate il link per poterle acquistare. Ragazzi, voi avete la possibilità di vincerle. Quindi abbiamo la solita maglietta viola, mi dissocio. Poi abbiamo... Giovanni, ma vogliamo dare un po' di pepe e fargliene scegliere solo una a coppia, così li vediamo litigare, o gliele facciamo scegliere due? Ma tanto poi lo sai che alla fine diciamo che gliene mandiamo due. Quindi se vuoi ci possiamo provare. Vabbè.
Allora, una, no, vabbè, vabbè. Allora, una per uno, dai, una per uno. Tanto, sei quindi, buono, stasera sei buono. La maglietta viola è San Valentino, dai. Siamo tutti più felici, siamo tutti innamorati della vita. Vabbè. Poi in questo periodo, dai. Ecco. Allora, quindi la maglietta mi dissocio, la maglietta nera con la scritta fallito, quella specchiata. Ragazzi, vi ricordo che il fallimento è sia maschile che femminile, quindi non c'è nessuno. Fallito, fallita è uguale. Il fallimento è uguale per tutti. Poi c'è le due magliette sto in fissa, quella bianca con la scritta nera, quella nera con la scritta verde. E poi le tre magliette non c'è budget, quella gialla, bianca e verde militare. Quindi Salvatore e Valentina, quale volete? Una e una. Quella bianca con scritto sto in fissa. Sì, ok, Io mi dissocio. Io voglio quella con scritta mi dissocio. Perfetto. Ok, e invece dall'altra parte? Allora, anche io, bianca, sto in fissa. E io mi dissocio. Ah, perfetto, uguale quindi. Perfetto. Bene così. Aspetta che segno, ma tanto poi Giacomo avrà già preso l'appunto. E colgo l'occasione per salutare il buon Giacomo Boria e Andrea Franzini, risalutarli e ringraziarli, perché come sempre sono qui con noi tutte le sere, in tutte le live, non ci lasciano mai. Super, super, sono veramente super, basta. E va bene Giovanni, abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto. Allora voi avete pennarello, carta, fogli, un block notes, qualcosa? Voglio riportare in auge block notes. Quant'è che non si dice block notes? Da tanto, da quando esistono i telefonini, i tablet. Io ho un block notes. Pensa. E quindi stasera dirò tante volte block notes. Allora ragazzi, dato che siete in coppia, ricordatevi che le risposte sono sempre una. Quindi mettetevi d'accordo bene. Non vale se uno dice una cosa e poi dice l'altro: no, io avevo detto questo. La risposta è unica. Come nei migliori quiz, esatto. Voi vi parlate, decidete, confabulate e poi ci date una risposta unica. Dovete scriverla poi peraltro, quindi... Ok, allora andiamo Giovanni con il primo gioco, entriamo nel vivo di questa puntata. Che si chiama? Che è sempre a stelle e strisce. Va bene, c'è la sigla. Perfetto, la sigla è partita, è andata, ha funzionato tutto bene. Ok. Allora, come se ci dovesse essere qualcuno di nuovo, lo rispiego velocemente. Come funziona questo gioco? Andremo a vedere un filmato di circa un minuto diviso a strisce orizzontali. All'interno di ogni striscia c'è un film e voi dovete scrivere sul vostro block notice, dall'alto verso il basso, il titolo del film che pensate sia corretto. Ogni film indovinato 70,6 punti per voi. Se volete confabulare e chiacchierare, per parlarvi disattivate il microfono, così pare che non sia partita la musica della sigla. Ragazzi, la prossima volta ve la faccio io, pazienza, che vi devo dire. Non è partita. Va bene, quindi Giovanni, quando vuoi partiamo con il primo filmato. Allora, partiamo dal primo filmato, ragazzi, penna in mano, tutto a posto. Sono tre film, durano un minuto, ricordatevi, riconosce dalla prima all'ultima in fondo. 3, 2, 1, ce l'avete là sotto, via. Quindi, Adriano, tu hai partito. Visto questi tre film? Sì, è partito. Allora, qua dentro c'è. L'ho visto. Qua dentro c'è un capolavoro assoluto. Cioè, proprio una delle cose più belle mai viste al cinema. In assoluto. Mi sa che uno non l'ho visto. Uno non l'ho visto anch'io, credo. Ah, comunque, Frolla Sprolla mi fa piacere che ha colto la citazione. Nel video di San Valentino del Napoli. Dove... Vabbè. Comunque, tante persone sto leggendo che lo sono andati a vedere e è piaciuto. Quindi sì, bravi. Sì, perché abbiamo messo nelle storie di Instagram nostro. C'era già il link, c'erano già le cose per chi non l'avesse visto. Allora, c'è un capolavoro assoluto qua dentro. Un film carino e un film dove io personalmente al cinema mi sono divertito tantissimo, raga, ma proprio tanto. Io quello è quello che non ho visto, mi sa. Mi sono divertito proprio tanto. Finito, Adriano, finito il minuto, finito il video. Finito. Allora, sulle mani, sulla penna, riattivatevi i microfoni. Iniziamo da Salvatore e Rachele. Eccoci. Vai. Aspetta, hai fatto un mix. Foglio. Rachele e Salvatore e Valentina. Scusa. O Rachele e Francesco. Hai scambiato Adriano, non so se sono scambisti questi che già io. Perché no? Perché per me erano Salvatore e Rachele, perché erano i due ganci, esatto, della coppia, esatto. Capito? Quindi vai, Salvatore e Valentina, vai.
Sì, ho scritto un po' così, ma il primo Bohemian Rhapsody. Sì, ok. Poi? Il secondo Fight Club. Mm-hmm. E il terzo Fallout, ma non penso. Ok. Invece Rachele e Francesco, girate il foglio. Allora, il primo Bohemian Rhapsody. Ok. Il terzo Alba dei Morti Dementi. Ok. E il secondo non l'ho visto, non mi veniva il nome, l'ho letto in chat, effettivamente era quello. Mi ricordavo solo Boy. Esattamente. Allora, iniziamo proprio dal secondo, che era Old Boy di Park Chan-wook, che io non ho visto. È un capolavoro assoluto, di una bellezza vergognosa quel film, di quanto è bello. Consigliato, Giovanni? Super consigliato. Ragazzi, ma che tipo, di che parla? All Boy, l'originale, quello del regista che ha detto Adriano, coreano, e non quella porcata Chan-wook. Esatto, e non il remake con Josh Brolin, che Spike Lee non so perché ha avuto il coraggio di fare. Calcola che per la community del mio canale il remake non esiste. Noi abbiamo deciso che il remake non esiste, non è mai stato fatto. Perché è veramente una roba. È un film che parla di vendetta. Fa parte di una trilogia, che è la trilogia della vendetta. Ed è quello in mezzo. Ed è veramente un capolavoro allucinante. È quel famoso film dove c'è la storia che c'è il tizio, il protagonista, che a un certo punto mangia un polipo all'interno di una scena. E il polipo si muove. Tutti a pensare, ma come l'hanno fatto con gli effetti speciali, col 3D, le cose. No, semplicemente questo ha preso un polipo vivo e se l'è magnato. Molto bene. E poi invece il primo film, bravi, l'avete indovinato tutte e due, era il più semplice, era Bohemian Rhapsody. Già. Mentre invece il terzo film, bravi Rachele e Francesco, perché era proprio L'alba dei morti dementi di Edgar Shaun Wright, della trilogia del cornetto. Bravo. Bene, quindi due film indovinati per Rachele e Francesco, un film indovinato per Salvatore e Valentina, ma siamo solo agli inizi. Quindi Giovanni, quando vuoi, voi siete pronti, ragazzi, siete carichi? Esatto. Tutti allora, pronti? Siccome, scusami Adriano, c'è un diatribe in chat, ragazzi, i ragazzi sotto i concorrenti hanno la chat nel sistema che abbiamo noi, hanno la chat accanto, quindi quello che voi scrivete loro leggono. Ci per saranno, forza. Esatto, per forza di cose, ci saranno dei momenti in cui noi saremo a decidere che loro non possono assolutamente avere il vostro aiuto, e in quel caso vi mutiamo proprio e vi facciamo andare soli in emoticon. Per chi non volesse consigliare, semplicemente non scrivete i titoli e andiamo avanti. No, ma ci tengo a specificare che l'ho letto dopo, altrimenti l'avrei scritto, insomma. Perché tu sei onesto. Ah, ecco, bravo. No. E lui non è onesto, lui è disonesto, perché ha detto altrimenti l'avrei scritto. Andiamo avanti. Cioè, onesto nella disonestà. Nella capito? Disonestà, esatto. Bravo. Andiamo Bravo. Avanti, seconda mancia, secondo gruppo di film. Partiti. Allora ragazzi, vi do un suggerimento. Qui si parla di film romantici. Esatto, okay? Ce n'è uno che è uno dei miei preferiti. Valentina li sta indicando col dito. Sì. C'è uno dei miei preferiti, film preferiti. Poi poi c'è una merda colossale, ignobile proprio. E poi c'è una roba un po' che non ho visto. Però qua dentro c'è una delle mie commedie preferite in assoluto. Sì, sono d'accordo. E voglio sapere quale sia. Adriano, è facile capire. Domanda che non ci azzecca molto: ma Giovanni che sigaretta elettronica usa? Se lo vuoi sapere, seguilo sul suo Twitch, no? Giovanni. Grazie Adriano, sì, sul mio canale Twitch, ragazzi, ne parliamo molto spesso delle sigarette elettroniche. Bene, quanto manca? Pochissimi secondi, 2 secondi, finito Adriano, finito. Ok, finito il video. Comunque dicono che sono ancora molto basso come volume. Quello zio, devi alzarti tu. Alzatelo ancora. È più di così. Però l'altra volta non era così. Come mai? Non adesso so prova, che dirti. Prova. Meglio. Sì, è vero, sei basso. Non so. Vabbè, qua dai. Stai a stecca, quindi I don't know. Allora, iniziamo da Rachele e Francesco. Zero assoluto. No, raga, ma come? Zero assoluto. Attenzione, perché Valentina mi ha fatto un gesto della serie qua si recupera. Quindi vediamo Salvatore e Valentina.
Tutti allora, gli iscritti. Allora, il primo è Harry, ti presento Sally. Il secondo è I passi dell'amore con Mandy Moore. E il terzo, se non sbaglio, Piccolo grande amore con Raoul Bava e Barbara Stellenburg. Allora, attenzione ragazzi, perché io credo che qua siamo di fronte a una cultrice di film di commedie, film d'amore, di commedie, perché ci hanno infilato proprio una tripletta, ragazzi, l'hanno indovinate tutte e tre. Harry, ti presento Sally, il primo, che credo fosse il tuo film preferito. Dai, è bellissimo. When è Harry Meets Sally, è una meraviglia quel film, stupendo. Che si poteva indovinare, Rachele e Francesco, era indovinabile, dai. I passi dell'amore non l'ho visto, quindi non so. I passi dell'amore. Piccolo grande amore, che è un film di Carlo Vanzina, che ha mi scrive Gianni, il film che ha consacrato Raoul Bova. Sì, ha consacrato Raoul Bova, perché c'è la scena dove lui fa tipo le Bond Girl, cioè esce dal esce mare, dall'acqua. Si esce dall'acqua a petto. E infatti, se tu cerchi su YouTube il titolo, cioè metti il titolo di quel film, esce solo e esclusivamente quella scena là. E basta. Noi, non potendo mettere su Twitch quella scena, abbiamo dovuto recuperare una scena da un'altra parte, tutta quanta in spagnolo, perché in italiano di quel film c'è solo la scena dove lui esce dall'acqua a petto. Esatto. Vabbè, d'altronde poi Raoul Bova non è, purtroppo per lui, non è rimasto nella storia del cinema, peraltro. Vabbè, e quindi niente, 3-0. Attenzione, c'è un rimonta con sorpasso, un piccolo ribaltone, ma ancora veramente siamo al primo gioco. Quindi Rachele e Francesco, non vi demoralizzate. Non vi bellissimo, mi raccomando. Belgioiosa, sì, che scrive: è l'unica cosa buona di quel film. Poi provano a recitare fallendo miseramente, il film torna miserabile. Quindi ho capito perché c'è solo quella scena. Terza allora, scena, andiamo, Adriano. Giovanni, col terzo video. Terzo video. Terza tripletta. Forza, ragazzi. Eccoli qua. Vedi che sono arrivati a quel livello pro dove si spengono il microfono loro stessi, sì, 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 per non suggerire, certo, gli altri, capito? Gliel'ho consigliato, però sì, ormai. Ragazzi, dai, ce n'è uno che proprio l'avete visto che cos'è. Dai, uno allora, dei tre uno... proprio si è visto cos'era. Uno è uno dei miei film preferiti, secondo me sottovalutato di fantascienza. Sono d'accordo, Adriano. Anche io lo vidi al cinema e fu una roba. Io ci sono rimasto proprio sotto. Sconvolto. Male a quel film. Sì. Era il 97, 96 o 97 quando lo vidi. 94. Gianni ha scritto 94. Allora lo vidi al 94. No, allora lo vidi nel 94, perché io l'ho visto quando è uscito. Magari qualche mese dopo, al massimo il 95 qua in Italia. Mi ricordavo, non so perché 97, vabbè. Errore mio. Finito, invece, Adriano. Gli altri due. Finito. Allora, attenzione, c'è un litigio in corso tra Rachele e Francesco. No, se è tutto sistemato. Iniziamo da loro. Rachele. Allora, vai. Primo, vuoi pronunciare tu? Non sono sicuro. Mi sembra quello. Ho visto un clown. Mi sembra Ballata triste di trompeta, una cosa del genere. Ok. No. Poi? Okay. Il secondo, Alien 2. Ok, ma poi basta. Francesco, ma cazzo. Dai, Giovanni, stai calmo. Salvatore, Valentina. Beh, purtroppo abbiamo indovinato solo quello di mezzo, che è Stargate. Che Stargate. Secondo noi è Stargate. Ok. Allora, Francesco, mi hai detto, ho visto un clown. Scusa, guarda. Adriano, scusa, grazie. Adriano. Grazie, Adrian Fartate, che sta facendo un raid insieme a altri 337 utenti. Benvenuti ragazzi, qui non parliamo di scienza, o ne parliamo comunque a modo nostro, ma è il quasi quiz, quindi è un quiz a tema cinematografico, cinema, televisivo, serie TV, serie, film. Stasera San Valentino, puntata speciale di San Valentino, abbiamo due coppie, quindi Salvatore e Valentina, Rachele e Francesco, che si scontreranno a suon di film. Francesco ha appena detto una puttanata enorme e andiamo avanti. Allora, vabbè, prendo questo gancio, Giovanni, e parliamo del secondo film, che non era Alien 2, ma invece era proprio Stargate. Ed è un film pazzesco che dovete recuperare, secondo me, se non avete visto, perché è veramente un bel film di action di fantascienza. Con come si chiama lui?
mi ricordo mai. Zio, non me lo ricordo. Vabbè, ok. Anche perché poi, non sono invece... super famosi. C'è solo il biondo militare che è super famoso, che credo sia, chi è quello di Stargate? No. Che c'è? Aiuto da casa, biondo Giovanni. Biondo di Stargate, chi era? Giovanni. Vabbè, niente, poi te lo dico. Non c'è, c'è Martina qua dietro, che lei di solito, però sì, non se lo ricorda mai. Kurt Russell, grazie, era Kurt Russell. Kurt Russell. Kurt Russell. Ma anche il protagonista è famoso. James Spader, James Spader, scrivono. James Spader, non me lo ricordavo. Il primo film, Francesco, ti hai detto, ho visto un clown. Guarda, bastava scrivere clown. Esatto, ed era fatto. Indovinavi. Era proprio clown. E invece il terzo film che non ho visto, Mr. Holmes. Non l'ho visto neanch'io. Non ho visto neanch'io. Non l'abbiamo visto nessuno. No. Di Bill Condon, che non ho visto, quindi non so, non l'ha visto nessuno questo film. Vabbè, che è andata così. Ok, allora Giovanni, faccio i conti. Fai i conti. Allora, intanto stasera, ragazzi, quindi, ma voi a San Valentino, se non c'era il Covid, no? Se non eravamo bloccati dentro casa. Siete di quelle coppie che a San Valentino facevano delle cose particolari di solito? Oppure bastava una cena o giusto a casa? Lasciando stare il bombò, quello mettiamolo da parte. Che, vabbè. Ma ormai non va più di moda, Giovanni. Non va più di moda, dici, non si scopa più. Vabbè, Salvatore e Vale, voi cosa fate di solito a San Valentino negli anni? Cena fuori. Cena fuori, io mi faccio i cazzi vostri, da quanto tempo state insieme? Allora, a giugno sono 11 anni che stiamo insieme e sono 7 anni e mezzo che siamo sposati. Oh, okay. Quindi cioè 3 anni e vi siete sposati? Sì. Cioè subito. Io non ho detto mica ancora tutti la mia come età. Teggio. Vabbè, perché Salvatore? Salvo, non ho detto ancora la mia età perché finalmente Giovanni non è il più vecchio della chat. No, Salvo, quanti anni hai? Dai, ce n'hai 47. 47? Ho letto prima le età. Praticamente stasera ci abbiamo Rachele e Francesco che hanno la metà precisa degli anni di Salvatore e Valentino. Però scusa, Salvatore, allora tu 47 anni, complimenti. Ma a questo Valentino è tanto più giovane di te. Tipo sarà più Giovanni, attento, Giovanni, ti stai infilando. No, è tanto più giovane di te. Giovanni, occhio, mai affrontare questo. No, si può chiedere. Sì, a giugno sono 40. Ah, vedi, è comunque più piccola di te. Vedi, no, Giovanni, beh, infatti dicevo tanto più giovane di te. Io aspettavo. Io onestamente pensavo un po' meno di 40. Io ma, già ci sono. Giovanni, perché devi. E questo dice, io pensavo un po' meno di 40. Sembra più giovane dell'età che ha. È un complimento. Quando si finisce. Allora, è un complimento, sì. Mi sembra, io non sarei andato gli oltre i 38 onestamente, però cioè mazza. Mentre invece punto... Rachele e Francesco, voi siete in piena età universitaria, giusto? 24, 25? 23, io sì. 23? 24. Okay. Sì, tra pochi giorni. E voi da quanto primo, tempo state insieme? È il primo San Valentino, quindi un po' meno di un anno. Oh, abbiamo iniziato pre-Covid e poi ci siamo messi dopo mesi. Quindi come non so se volete raccontarcelo, quindi vi siete rivisti dopo la prima fase di... Ci siamo dichiarati, in realtà lei si è dichiarata perché io me l'ho dichiarato mesi prima, appena pre-Covid, quindi tipo il 23-24 febbraio, poi ha letto nata a casa, è rimasta fino a maggio in distanza, insomma ci siamo visti. Quindi bella relazione dura che tiene, bravi ragazzi, così vi vogliamo. Tra l'altro ho letto in chat uno che scrive che oltre al fatto che Salvatore e Valentina hanno il doppio dei nostri anni, sembrano noi del futuro, effettivamente fa molto ridere questa cosa. È vero, sai che... Per i capelli. Fanno molto i capelli delle ragazze, sì, è vero. È vero. Beh, però, raga, se vedete come ci sono arrivati tutti e due, ve lo auguro, cioè... Ve lo auguro. Quindi, tantissimo. Francesco però invecchiando ha guarito il suo problema di vista, anziché peggiorare è migliorato. Esatto. Perché gli occhiali. Io non avevo gli occhiali, quindi. Ah, lo vedi? Allora, hai fatto l'operazione, vedi? Allora, bacia. È una puntata diretta da Nolan. Allora, ho fatto i conti. Ma come stiamo? La situazione è questa. 353 kilocalorie, facciamo così, per Salvatore e Valentina contro 140,4 kilocalorie per Rachele e Francesco. Quindi praticamente è un piatto, no, che è un piatto di pasta, è mezzo piatto di pasta per Salvatore e Valentina e che ne so, una barretta energetica. Esatto.
Rachele e Francesco. Va bene. Allora, andiamo al secondo gioco, Giovanni. Che si chiama? Vediamo se partirà la musica nella sigla. Non lo so. A sto punto non lo so. Come si chiama il secondo si gioco? Si chiama Adriano? 33 Trentrivia. In caso, com'è che faceva la musica? Param, pam, 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 ma param, chi l'ha vista? È vero, tu l'hai mai vista. Io la faccio partire, ragazzi. Sono? Vediamo. In caso la canto. Aspetta, che tanto vedo se partiamo sì oppure no. Qua c'era la musica, qua c'era. Non so perché c'era, prima perfetto. Non è partita, ma qua c'era. Allora. Allora, come funziona questo gioco? Qui diventate, come al sempre, voi della chat attivi. Parte fondamentale del gioco. Perché quindi siete fottuti, da casa. Ragazzi, sappiatelo. Esatto, perché, ragazzi, non so se voi ci seguite da un po', vi dico questa cosa, che la chat ha uno storico pessimo in questo gioco. Cioè... praticamente 8 volte su 10, e non credo di stare esagerando, la più votata della chat è sempre sbagliata. Io ve lo dico, prendete questa informazione, fateci quello che volete, perché voi potrete scegliere se utilizzare l'aiuto della chat, però in questo gioco c'hanno, non lo so perché, ma proprio sono delle seghe totali. Quindi non so se voi avete mai votato seguendoci. No, non avete mai votato. Sì, Rachele e Francesco sì? No. No, mai votato. Ok, allora. Che te possono funziona? Dire? Io... Sì, siamo delle pippe. Io no, non abbiamo mai votato. Così se si astengo, dai. Normale. Allora, io vi andrò a leggere tre aneddoti su una tematica del cinema o delle serie TV, dello spettacolo. Ma solamente un aneddoto di questi che vi leggerò sarà quello giusto. Voi avrete un minuto di tempo per pensarci e scegliere quella giusta. Nel frattempo anche la chat, in chat per l'appunto, voterà nel sondaggio per decidere quale secondo lei, secondo loro, secondo lei, se è la chat, è quella giusta. Alla fine voi potrete decidere se volete di utilizzare l'aiuto della chat, cioè la più votata, come appunto aiuto da casa e cambiare la vostra risposta. Se utilizzate e indovinate la risposta della chat, invece di prendere 70,6 kcal ne prendete 35,3, cioè la metà. Ok? Allora, tutto vai chiaro. Adriano, leggi il primo aneddoto. Vado. Allora, si parla di Pretty Woman. Beh, penso che l'abbiate, credo, voi l'avete visto? Bene, 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 l'avete visto. Avete visto Richard Gere e Julia Roberts. Allora, aneddoto A. Richard Gere fu estremamente entusiasta della sceneggiatura. Fu infatti uno dei primi che si interessò alla parte e quando la ottenne iniziò a ballare nell'ufficio del suo manager. A così. Ballare. Esattamente. Richard Gere che balla, zio. Vai. Aneddoto B. Per far ridere, Julia Roberts, ci manca un S, in modo così genuino durante la scena di lei che guarda la commedia in bianco e nero in TV, il regista le ha fatto il solletico sotto i piedi. Aneddoto C. Sì. La commedia fu il genere chiave per la realizzazione di questo film. Lo sceneggiatore infatti ha detto che se i temi come la prostituzione fossero stati trattati in modo serio e drammatico, nessuno studios avrebbe mai prodotto la pellicola. Via il sondaggio, voi che ci seguite in chat, votate A, B o C. Solo uno è giusto. Mi raccomando. Votate. Allora, io intanto, sai, mentre i ragazzi votano, sì, la so, la sapevo. Mentre i ragazzi votano, volevo far vedere questa illustrazione che ci ha dedicato DD Illustrator, che è un ragazzo, credo, siciliano, che ci ha fatto questa illustrazione che a me è piaciuta tantissimo, è veramente bella. Non l'ho vista, non l'avevo vista. No, guarda, Adriano, è meravigliosa, è bellissima. E ho contattato il ragazzo, gli ho chiesto di inviarci il file per potercelo stampare, perché questo lo voglio stampato e metterlo in studio, perché è veramente troppo molto bello. Figo. Esatto, molto figo, quindi ringrazio lui che l'ha fatta. Come si chiama? Come si chiama? Allora è DD Illustrator, Illustrart. DD Illustrart. È un ragazzo siciliano, l'ho vista, mi sono innamorato, ho detto mandamela zio e ce l'ha mandata. Molto bello, molto fico. Allora, sta per finire il sondaggio. Finito il sondaggio, Adriano. Finito. Quindi sulle penne, girate i fogli, quale avete scelto? Giacomo, mandami la foto, grazie, grazie Giacomo. Allora, B per Rachele e Francesco e C per Salvatore e Valentina. C e B. Allora, la chat si è così espressa. La A,
è stata votata dall'8%, cioè che Richard Gere fu estremamente entusiasta alla sceneggiatura, che non appena dissero sì dai fai questo film, lui cominciò a ballare l'ufficio del manager come un deficiente. L'8% in 26. La B invece è stata votata dal 45%, cioè in 138, che dicono che per far ridere Julia Roberts in modo così genuino mentre lei sta guardando il film in bianco e nero, gli hanno fatto il solletico sotto i piedi il regista e lei si spacco dalle risate. La C invece è stata votata dal 47%, cioè in 143, che dicono che la commedia era il genere assolutamente che volevano realizzare, che dice non parliamo di queste signorine in maniera brutta, o famo una commedia o non se ne fa niente. Ok, allora, Salvatore e Valentina hanno messo C e hanno messo C come la chat, quindi esatto, loro non si possono, esatto, e non possono cambiare, quindi è andata così. Mentre invece Rachele e Francesco, volendo, possono cambiare, anche se è un testa a testa praticamente questo B e C. Sì, tenete la B. Francesco guarda, non so, fa di Duarte, dice zio no, io tengo la B, dai su, andiamo avanti così. Beh, ti capisco, okay. Fra, ti capisco. Allora, onestamente ti capisco. Diciamo che, vabbè, dai, leviamo la, per fortuna l'hanno votata in pochi ed è sbagliata, dai, la non poteva. Anche perché essere. Ce lo vedete Richard Gere che fa così? Nell'ufficio del manager, cioè non mi pare il caso. Oddio, sai che forse io un pochino ce l'avrei visto. Io non mi aspettavo di Richard Gere determinate cose. Poi ho visto Chicago, dove c'è il pezzettino. Chicago, bellissimo musical con Richard Gere, dove c'è il pezzettino dove viene presentato il suo personaggio, dove lui è un ballerino, per quel poco che fa, molto, ha funzionato benissimo. Quindi un po' così l'ha fatto effettivamente. Però per Pretty Woman, ora, è un testa a testa, quindi diciamo che la risposta corretta è la lettera, ovviamente, la B, esatto. Cioè quella che non era stata la più votata, però di poco stavolta, quindi per poco. Quindi bravi Rachele e Francesco, ve l'hanno indovinata. E vediamo se ci ho scritto qualcosa. No, non allora, ho scritto qualcosa, però tu sai l'aneddoto, Giovanni, era proprio così, vero? Sì, 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 è proprio così. Lei non cioè, nel senso, il regista voleva dare quest'idea che lei si divertisse tantissimo perché voleva vederla sorridente nel vedere quel film, però non è che fa sbellicate alle risate, quindi improvvisamente gli fece il solletico sotto i piedi e quindi lei cominciò a ridere non per il film, ma per via del solletico, e tennero buona quella scena lì. Cioè, in chat ci stanno dando un consiglio interessante, possiamo fare invece che si può prendere la risposta della chat nel caso, possiamo fare il contrario, cioè se hai risposto come la chat hai la possibilità di cambiare. Ah, al contrario, al contrario, sì. Perché visto che la chat sì, si sbaglia, dice guarda, se hai risposto come loro puoi cambiare, può essere una possibilità. Ragazzi, voi se volete dire qualcosa dite, cioè non state muti tutta la sera, parlate, fate. No, io ho pensato che con me funzionerebbe alla perfezione, perciò sono andata diretta sulla B. Quindi non la sapevate, un po' a fortuna vedendo. No, sì. Io, se posso ammettere, non l'ho neanche visto Pretty Woman. No, Francè, ma come, mi sbagli, Stargate, cioè mi scambi Stargate per Alien, non hai visto Pretty Woman? Ma zio, Rachele, vedilo. Romantiche. Rachele, vogliamo fare qualcosa per questo ragazzo cortesemente? Da domani sera, guarda, c'hai Pretty Woman, Sex and the City, uno dopo l'altro proprio. Cioè tipo trattamento Ludovico, lo siedi, gli metti gli occhi così e gli fai vedere prima Pretty Woman e poi Sex and the City. Sono mancanze una sera grave, a settimana. Brava, brava. Un po' sì. Una sera a settimana recuperate tutte le commedie romantiche. Esatto. Del passato, o anche recenti, insomma. Va bene, ok. Quindi attenzione, perché un picco inizia una rimonta per Rachele e Francesco. Vai Giovanni con il secondo aneddoto che io vi leggerò. Vai, leggi. Allora, qui si parla di Jared Leto. Oh. O Jared Leto, come vi pare. Quello là. Leto o Lito. Ho letto. Non ha mai visto un suo film. L'attore infatti ha dichiarato che non gli piace autocriticarsi e per questo preferisce evitare di vedere le sue performance anche semplicemente dal monitor di regia. Aneddoto B. Dopo Suicide Squad, Leto avrebbe voluto citare per danni la Warner. I suoi avvocati però lo fecero desistere dall'accusa. Insomma. Aneddoto C. Inizialmente Leto, così le ho detto in tutti i modi, esatto, è Leto.
era intenzionato a lasciare il mondo del cinema per dedicarsi unicamente alla musica. Il suo ultimo film sarebbe dovuto essere Mr. Nobody. Via al minuto, votate. Allora ragazzi, parte il sondaggio in chat, aspettiamo un attimo. Partito. Qual è l'aneddoto giusto? In chat vi ricordo, dovete andare a cliccare su A, B e C e poi premere il pulsante vota. Lo potete fare ovviamente da PC, vi risulta subito. Sta proprio in alto nella chat, non sta sul nostro schermo. Da telefonino stessa cosa. Se per caso ci state vedendo in televisione perché volete farvi del male e ci volete vedere a 57 triliardi di pollici, se aprite il telefono con l'applicazione, sopra la chat c'è sempre il sondaggio. Cerchiamo di aiutare, per quanto non ci riuscite, ma provateci ogni volta ad aiutare i nostri concorrenti con la risposta giusta. Al momento stanno tutti tipo 32, 34 e 35%, quindi non ne hanno idea de base. Perfetto. Allora io nel frattempo ringrazio Wallirium che si è abbonato o riabbonato e vi ricordo come al solito che se vi abbonate per 3 mesi consecutivi dal terzo mese potete entrare nel gruppo Telegram, che è il gruppo dove ci si scrive, scriviamo noi, scrivete voi, ci si scrive tutti quanti, è tutto uno scriversi. Finito e Adriano. E soprattutto se raggiungiamo i 1800 ci sarà la live Sanremo il 6 marzo. Vai Giovanni. Ah no, che Giovanni, esatto. Prima dobbiamo chiedere, ragazzi, allora girate il foglio. Allora, per Salvatore e Valentina, attivatevi il microfono, ragazzi. A è tutte e due. Allora, A e A. Ok. A. La A è stata stata votata dal 33%. Di in 117, oddio, che dicono sì, ma guarda, è 33, 34, quindi siamo lì, cioè 33, in 100... 33, perché è 33 Trentrivia, Giovanni? Trentrivia, giustamente. Capito? Scusa, la questa mia... è la risposta perfetta. La mia intelligenza è troppo stupida, non ci arrivo a queste cose. 117, che dicono che Leto non ha mai visto un suo film perché l'attore dice no, io non mi piace riguardarmi, che poi mi convinco che sono bravo, non mi guardo. La B invece è stato votato da 119 persone, quindi sempre il 33%. Ammazza. Che dicono che dopo Suicide Squad, dove Leto ha interpretato Joker, voleva denunciare, ha detto basta, io adesso entro dentro, gli tutti. Spacco i computer perché hanno tagliato via tutte le parti in cui recitavo. Zio, fatti due domande e datti una risposta. La C è stata votata da 120 persone, quindi siamo 117. Pochissimo, 117, 119, 120, che dicono inizialmente Leto era intenzionato a lasciare il mondo del cinema per dedicarsi unicamente al mondo della musica. Poi fortunatamente si è rinsavito e ha detto no, non facciamo questa cosa. Questa è la C. Allora, che cosa volete fare? Perché loro hanno votato. Perché tutti, loro due insieme là. Hanno messo A. E possono volendo cambiare con la C, che ha preso soltanto 3 voti di numero in più, quindi però è la più votata. Oh, facciamo una cosa, per non darvi indizi a vicenda, se scrivete sul foglio la nuova lettera, riscrivete quindi A se volete mantenere A, e così poi vi dico di girare il foglio quando l'avete fatto. Aspetta di muto. Guarda, vedi, si mutano per discutere, giustamente Salvatore e Valentina... Cioè, no, Salvatore, però io voglio sentire adesso quello che si dicono. Salvatore che dice, guarda, Leto non è minimamente capace a recitare. Adesso. E Valentina attiva dice, sì, però è figo. fatemi sentire. Inizialmente Leto era intenzionato a lasciare, quindi all'inizio della carriera. Sapete benissimo che Leto, se non lo sapete, è il frontman di un gruppo che si chiama 30 Seconds to Mars. Però così mo li hai mandati. Dice perché ha voluto lasciare in caso il mondo del cinema per la musica? Perché lui comunque c'ha un gruppo. Adesso magari no. Così gli stai dicendo qualcosa. Invece no, perché è vero. Però non voleva dire niente. Vi sto solo dando l'informazione. Magari non sapevate di quale gruppo lui, in quale gruppo suonava. Suona nei 30 Seconds to Mars. Canta. Anche molto famoso. Nei 30 Seconds to Mars. Vai, avete messo? Sì. Avete messo? Girate i fogli. Quindi tengono la A. Tengono la A. Quindi non si fidano assolutamente della chat.
E vi dico che fate bene, perché partiamo dalla C, intanto, perché la C, che è la più votata, come sempre si era sbagliata. Non è vero che voleva lasciare il mondo del cinema. Quindi restano in ballo la A e la B, che hanno uno scarto di 2. E la risposta giusta è proprio la A. Quindi bravi tutte e due, era la A. Perché, vediamo, aspetta che ho un approfondimento. Dice, dai, l'attore ha dichiarato... Preferisco evitare di guardarmi. In genere non uso nemmeno il monitor di regia. In questo ho la sensazione di dare vita a qualcosa di molto più divertente e più rilassante. Non mi piace autocriticarmi e preferisco riflettere sul personaggio da un punto di vista interno piuttosto che esterno. Vabbè, dai, Jared, abbiamo capito. Sì, sì, esatto. Adriano, diciamo, non è che Jared Leto non è che veramente non si guarda i suoi film. Non è che è esattamente bravo. No, no, sei, ma poi, sei un bravo, sei un cultore dell'internet. Sì, ma poi non è che veramente canta, perché cioè nel senso lui canta, c'è cioè questo gruppo che si chiama 30 Seconds to Mars, che è abbastanza famoso, e pare che in live facciano pure parecchio schifo. E chiunque li ha visti in live ha detto zio Madonna che monnezza. Chiunque, non sapevo questo. Chiunque. A me piacciono sì, anche abbastanza loro come... ho capito, zio, con l'autotune siamo bravi tutti. Possiamo fare un pezzo musicale pure io e te, Adriano Santucci, con l'autotune però adesso. Io anche senza potrei. Vabbè, a parte però, questo adesso, cioè, io non voglio essere... Resto modesto, resto modesto. Va bene, allora indovinate tutti e due. Andiamo col terzo aneddoto. Terzo aneddoto. Vai, Adriano, leggi. Allora, si parla di Via col Vento. Ok, aneddoto A. Vivien Leigh, o Leigh, o Leigh, credo Leigh, l'attrice che interpretò il ruolo di Rossella O'Hara, si impegnò tantissimo per riuscire ad immedesimarsi nella parte. Ciò le causò un leggero bipolarismo che fu curato poi circa 20 anni dopo. Aneddoto B. A causa delle tempistiche molto strette, un gruppo di sceneggiatori fu rinchiuso in una piccola stanza dal produttore, il quale li costrinse ad uno stato di semidigiuno, dandogli da mangiare solo noccioline e banane. Aneddoto C. La pellicola inizialmente doveva avere molto meno budget e la sceneggiatura era estremamente più semplice. Con l'ingresso di David Selznick come produttore principale, tutto cambiò poiché egli riuscì a trovare nuovi investitori. Via al sondaggio. Via al sondaggio. Allora, intanto, per quella cosa che ho detto prima di Leto, la chat si sta un po' dividendo. C'è gente che dice, ma no, ma io li ho sentiti, so figli, eccetera. E poi c'è chi dice, sì, so figli, però effettivamente la voce di Leto faceva un po' schifo. C'è gente che dice, no, sono stati incredibili. Incredibili, raga, come sempre queste cose sono soggettive e quindi dai, andiamo avanti. Adriano Santucci canta Matteo Bruno, potrebbe essere il tuo singolo d'uscita. Matteo Bruno. Beh, è già una hit in realtà. Sì, è già una hit. E poi infatti c'è chi dice, ma che fighi, raga, i 30 Seconds live fanno ride. Vabbè, l'ho detto prima, è sempre gusto personale, però, ovviamente. Però anche live si può usare l'autotune volendo, cioè nel senso non è sì, che... però beh, sì, dipende, sì, dipende. Dai. Dipende da tutta una non serie credo cose. Siano così terribili. Beh, a Roma so. Ci venne dritto dritto dal pronto soccorso, in effetti questo è vero. In che senso? Stava male? Può essere. No, fra l'altro Martina mi raccontava che è stato un'anteprima con Lito, lui ritardò tipo di 2 anni e mezzo perché era completamente sbronzo, non si era svegliato, vabbè, fa un po' quello che cazzo gli pare. Fra l'altro, piccolo aneddoto su Jared Leto, si è perso l'Oscar. Lui ha vinto un Oscar, cioè? No? Lui ha vinto l'Oscar. Ha vinto per, ha cambiato casa. Nel traslogo si è perso l'Oscar. Vabbè, ma è un coglione, dai, andiamo avanti. No, ma scusa, la storia mi pare fosse lui che a marzo-aprile, dopo un mese di lockdown, è uscita la notizia. Ho scoperto tutto solo adesso perché stava disperso nel deserto. Era senza il ritiro telefono. Spirituale da qualche parte. Un a un certo punto totale, un è spuntato. Totale. Sembra un personaggio di una serie che si chiama Silicon Valley, che racconta un sacco di gente fuori di testa. Lui a un certo punto, c'è il COVID. Che cos'è il COVID? Vabbè, comunque. Sì, lui tipo un mese dopo, a fine marzo. Sì, una cosa del genere. Comunque, finita allora, la chat. Giovanni, no, che Giovanni, diteci cosa avete messo. Allora, noi
C per Salvatore e Valentina, B per Rachele e Francesco. Ammetto che Via Colvetto per me è un capolavoro assoluto della fotografia. Bello, molto bello. Fotografia è pazzesco. Allora, fotografia... C, Salvatore e Valentina, B, Rachele e Francesco, giusto? Ok, allora la B di Rachele e Francesco è stata votata dal 20% in 45, che dicono che a causa delle tempistiche strette del film furono rinchiusi addirittura in una piccola stanza dai produttori qualcuno e cominciarono a mangiare solo noccioline e banane, tipo scimmie, cioè hanno messi addentro e hanno detto... Sembrano gli sceneggiatori di Boris, no? Chiusi in una stanzetta, esatto, che fanno le cose. Esatto. In il 20%, in 45. La A invece è votata al 32%, in 73, che dicono che Viva Lane, l'attrice che interpretò il ruolo di Rossella O'Hara, si impegnò tantissimo, così tanto, così tanto, così tanto, che diventò pure bipolare. E quando si impegna diventa bipolare. Il 32% in 73. Invece la C, quella di Salvatore e Valentina, è stata votata dal 48%, cioè in 107. Che dicono che la pellicola inizialmente c'era un budget un po' di merda, cioè tipo famolo con 2000 lire sto film. Poi è arrivato il produttore che mise 5000 lire in più e allora cambiò tutto. Allora, Salvatore e Valentina, voi avete messo la C come questa volta la più votata di un bel po' della chat, mentre invece dall'altra parte abbiamo una B. Quindi purtroppo non potete cambiare Sale e Valentina, perché ci avete messo. Mentre invece Rachele e Francesco, voi che cosa fate? Allora, anche se Salvatore e Valentina mi sembrano ferrati, magari la sanno, rimaniamo con la B perché è folle, quindi ci sta. Dice, quindi, nel mondo del cinema ne hanno fatte di queste cagate, quindi dice è possibile. Comunque, cioè, va apprezzata la fantasia degli autori in questo caso. Ok. Ok, quindi non è che perché la sapete, ma... Basiamo sul fatto che è la più folle. Ok, ok. Allora, facciamo così. La A è sbagliata. Non era la A, perché anzi dice che in realtà contiene un fondo di verità, in quanto l'attrice già soffrisse di bipolarismo e utilizzò questa patologia per rendere al meglio gli stati d'animo del suo personaggio. Pensate, quando si dice immedesimarsi veramente nel personaggio, non lo sapevo. Quindi restano la C e la B. Stanislavski proprio ai massimi livelli. Sì. Prima Stanis e poi Slavski. Sì. E a questo punto dobbiamo capire se la risposta giusta è la B o la C. Io non so, cioè nel senso, non so come dirlo. D'altronde, che effettivamente cioè, noccioline e banane sono buone, no? Le statistiche, se esistono, è perché hanno un senso, no? Se un trend si verifica, purtroppo la C è sbagliata. Perché è stata la più votata la chat, solo per quello. La verità cambia quando la chat vota tanto una cosa. Esatto, la verità cambia, da sola cambia. Sì, esatto. A me sul foglio cambiano i risultati. E quindi era giusta proprio la B. Praticamente questi qua sono stati rinchiusi proprio per farli sbrigare a scrivere il film. Sono stati tenuti dentro una stanza. È una roba vera. Probabilmente oggi non potrebbe succedere, per fortuna. No, direi decisamente di no. Ci sarebbero un po' di... Mi sono chiesta se fosse una cosa legale. Ci sarebbero probabilmente... un po' di sindacati incazzati al momento. Però negli anni 30... Probabilmente no. Però la risposta giusta era proprio la B. E c'è un approfondimento. Addirittura dice che questa storia è diventata nel 2017 uno spettacolo teatrale di Broadway intitolato Moonlight and Magnolias. Esatto. Tu pensa, ragazzi, ovviamente. Adriano, tu devi fare i conti, no? Sì, devo fare i conti. Ok, commentiamo questa cosa in generale. Ovviamente era crudele. C'è chi dice, ma è crudele? Sì. Ed è una cosa che ora come ora nel mondo del cinema ovviamente non avrebbe mai, non farebbe nessuno, non si penserebbe mai nessuno di fare. Ricordiamoci che stiamo parlando degli anni 30 più o meno, è di un periodo in cui si ragionava e si pensava le cose completamente in maniera diversa. Quindi è successo, sia giusto o sbagliato, sicuramente non era giusto e basta, è semplicemente successa. Prendiamola come un fatto di cronaca, lasciamola lì dove sta e va bene così. Rachele e Francesco, vabbè, voi non penso... la sapevate, avete solo preso l'idea che era una roba fuori di testa, avete detto dai, famo così. Sì. Ho notato questo trend, diciamo, di questo gioco, che la follia è sempre premiata.
è sempre premiata. Si guarda già un po' di tempo che Gianni ci ha risparmiato dai supereroi, e già questo ringraziamo Dio o chi ne fa le veci, che non abbiamo diverse domande sui supereroi, o perché ha finito i film dei supereroi, non lo so, o perché, dato che ci ha fatto la tesi a una certa, ha messo tutto il suo sapere nelle prime 30 puntate del Quasi Quiz, quindi a un certo punto basta, amo finito con i supereroi, per fortuna. Salvatore, tu eri convinto di saperla o sei andato a caso? No, a caso. Allora, abbiamo discusso con Valentina che in effetti, però magari non c'entra nulla, c'è una versione estesa di Via col Vento che dura 3 ore circa, più di 3 ore, 3 ore e mezza addirittura. E invece una più corta, abbiamo detto magari è quello, però in effetti non... Sapevo per certo che non era là, perché riguardo a Vivien Leigh sapevo che lei aveva studiato tantissimo dizione, sì. Cioè aveva studiato per imparare l'accento americano, perché lei invece era inglese. Sì. E mi ricordo che la cazziavano parecchio su questa cosa, quello lo sapevo, e quindi non poteva essere là. Perché su quello, su Vivien Leigh lo sapevo, però la B e la C, la B mi sembrava talmente folle che... Però quando si tratta di cinema molto vecchio... Andiamoci tutti a leggere qualcosa a proposito del musical. Vai. Che poi, no, non è un musical, dello spettacolo teatrale che ne hanno tirato fuori. Moonlight and Magnolias, se volete approfondire, racconta questa storia. Allora, ho aggiornato il punteggio che come si è siamo? Ristretto, attenzione, perché siamo 423,6 calorie, che adesso sì, stiamo quasi su un crispy McBacon, diciamo, quasi. Contro 353 chilocalorie per Rachele e Francesco. Quindi il distacco adesso che entra è veramente... mezzino col tonno, che cos'è? Beh, tanta maionese però. Entra mezzino col tonno pieno di maionese, vabbè, ok. Sì. Ok, allora è finito il secondo gioco e attenzione ragazzi, perché è arrivato il momento di prendere le vostre bende. Allora. E qui non c'è la sigla, Giovanni. No, non giusto? C'è una sigla, zio, perché qui la cosa si fa complicata. Allora, spiega questa situazione. Spiego io. Succederà la seguente cosa. Il gioco in questione, prima di bendare i nostri concorrenti, è Indovina il trailer. Qualcuna, se volete, vi faccio la musichetta. Fatto. Ecco. Allora, come funziona? Adesso, perché i ragazzi non l'hanno avuto prima, proprio perché noi siamo furbi, Gianni, ho capito, adesso li faccio bendare, stai calmo Gianni, che è emozionatissimo, dopo che Gianni, voi avrete ragazzi. Dopo che voi avrete bendato il vostro partner, vi invierà un link di YouTube, credo, sì, con il trailer in questione, ok? A turni ovviamente lo faremo, quindi decidiamo chi vuole iniziare per primo, chi si vuole, la prima coppia, chi vuole essere. Allora, Salvatore e Valentina, quindi Salvatore benderà Valentina, giusto? Sì, esattamente. Sì. Gianni invierà il link a Salvatore e tu aprirai il trailer davanti a te. A questo punto Gianni ti invierà pure, tipo tabù, alcune parole che tu non puoi dire e devi descrivere il trailer, quello che stai vedendo, cercando di far indovinare di che film si tratta a Valentina, ok? Ci sfideremo un trailer per uno, chi indovina con il minor tempo, con il minor tempo però scusa, posso dire una cosa? Scusate, devi, in realtà, questa cosa, adesso che ci penso, non ha molto senso, perché si sfidano su trailer diversi. Quindi no, semplicemente se indovinano... Vabbè, chi punto, ci metterà anche meno... In caso di parità, chi ci ha messo meno tempo a indovinare, però vince. No, però sono film diversi, capito? Non ho capito, ha molto però senso. Se facciamo loro ci così. Mettono per tutti i trailer 10 minuti e indovinano, li indovinano tutti, e anche Rachele e Francesco li indovinano tutti, vediamo chi ci ha messo di meno a indovinarli. No? No, troppo complicato. Decido io. Facciamo che se indovinate è un punto, se non indovinate è zero. Saranno due trailer per una coppia e due trailer okay. dall'altra. Ok, okay. Quindi vai con la benda, Salvatore. Quindi ragazzi, attenzione. Come si chiama questo gioco? Non so, Adriano, inventagli un titolo da adesso. Da indovina il trailer. Guarda, il trailer avuto, è servito. No, non hai capito. Ho avuto un'idea che tu non Vai. Hai idea. Che però, Vai.
per stasera che è San Valentino. Sì. Traileriamo. Ragazzi, capolavoro. Se volete commentare in chat questa cosa, io non so che dire. Cioè, traileriamo. Ok, allora. Vai Gianni, manda il trailer a Salvatore. Salvatore, ricordati che ovviamente il trailer non deve avere l'audio. L'audio deve essere quindi, off, eh? Esatto, fatto. Noi non dobbiamo sentire l'audio. Mi raccomando. Allora, tieniti accanto le parole che ti ha scritto Gianni, mi raccomando, perché quelle non le devi dire. Se te le vuoi appuntare al volo su un foglio, se no te le scordi, sicuro. Perché Adriano, sì, tu segnerai tutte le volte che una parola di quella verrà detta. Io sono il buzzer, quello di Tabù, quello che ci avete che fai quando sbagli, capito? Se lui dice una parola di quelle, farà subito la risposta. Allora, okay. non ci serve lo schermo dei giochi, quindi non usiamo il timer. No, non lo usiamo. No, quindi a questo punto torniamo tutti e quattro qua in grande, così è più bello, ci vediamo tutti. Purtroppo, ragazzi, voi da casa non lo vedrete perché non lo vedrete. Poi quando lo rifaremo magari lo vedrete, stavolta non lo vedete. Quindi vai Salvatore quando vuoi, però dobbiamo tutti ascoltare. Noi non lo vediamo perché dobbiamo giocare con Salvatore. Cioè voi dovete ascoltare e potete scrivere in chat quale film è secondo voi. Anzi no, ma non ho detto la parte fondamentale, Giovanni. Scusa, ci sarà il sondaggio in chat. In chat ci sarà il sondaggio, quindi voi dovete ascoltare anche voi Salvatore e decidere nel sondaggio quale secondo voi è il film giusto. Dovete giocare, se vedete il trailer, come fate a giocare? Scusa, non c'è gusto, chi scrive che vuole vedere? Avete un sondaggio a risposte multiple, ovviamente più titoli e potete provare anche voi a indovinare da quello che dice Salvatore. Vai Salvatore, fai play, che adesso sarà tutto più facile. Vado. Una volta che lo vediamo. Descrivilo. Vai. Mi raccomando, descrivi tutto. Allora, adesso c'è ovviamente la casa di distribuzione, una montagna, ma va bene. Poi c'è un ragazzo che si volta di spalle e guarda una ragazza in modo molto affabile. Poi ci sono dei personaggi che si dimenano. Sì. Dimenano. Vai già, contestualizzare. Come sondaggio. Prova a contestualizzare, stai adesso attento però alle parole proibite. In un'officina e si dimenano sempre su un'automobile. Ah, si dimenano su un'automobile, attenzione. Vabbè. Adesso si dimenano invece in una palestra. Si dimenano, cioè questa è a base, ci sono questi che si dimenano. Fallo parlare. Okay. Non si può dire. Vai tu. Vai. In un'auto e guardano un film dall'auto. Attenzione. Ok, sì. Grease. Pazzesco! Dai! Hai indovinato! Adesso voglio sapere però come. Cioè, come ti è venuto in mente Grease, Vale? Qual è la cosa che ti ha fatto? Puoi togliere la benda. Allora, intanto in chat non l'avevano ancora indovinato Grease. Avevano scritto Dirty Dancing, però c'erano andati vicino. No. Valentina, che cosa ti ha fatto capire Grease? Il film dall'auto? Allora, ci avevo iniziato a pensare, diciamo, quando ha detto che si dimenavano. Si dimenano. Sì, sull'auto c'era gente che si dimenava e allora ho detto, dunque, auto, ballavano. Quando ha detto poi che guardavano il film dalla macchina, drive-in. Mi hai capito. Allora, peraltro in chat esatto, la chat ha così risposto in 274, il 94% ha detto Grease, in 14 il 5% ha risposto La La Land, poi non si sa perché c'era un The Amazing Spider-Man, l'1%, in 3 che so Gianni su madre e su padre probabilmente, e poi uno ha detto Star Is Born e un altro Moulin Rouge. Quindi, allora ragazzi, bravissimi anche voi della chat in questo gioco, evidentemente siete più bravi di quell'altro. Un punto per Salvatore e Valentina che indovinano Grease. Mi piace, il verbo della serata diventa dimenare, Giovanni. Esatto. Di ballare è dimenare, quindi bravo, perché Salvatore non poteva dire ballo, non poteva dire danza, non poteva dire canto, non poteva dire gel brillantina e non poteva dire gruppo. Quindi sì. Bravo, però potevi dire, non hai detto liceo, io avrei detto liceo, high school, cheerleader, sai quel tipo di immaginario 50. Lì. Anni 50 l'avrei pensato, ma
Pensavo che fosse però una cosa bravo. Che non potevo dire. Però bravo, però bravo. Allora, ragazzi, Rachele e Francesco, avete capito come funziona? Quindi vai con la benda. Vorrei premettere solo che quando lei ha detto guardano un film dalla macchina, ho immaginato gente con un tablet davanti e non il drive-in. Quindi, cioè, il livello è questo. Vabbè, effettivamente... però giustamente lui non ha messo l'anno giusto, non ha parlato dell'epoca, quindi ci sta. Però questo si gioca molto sull'affinità di coppia, questo gioco, quindi se siete voi avete un'affinità, sicuramente vi sapete suggerire. Allora, chi sarà il bendato? Francesco sarà il bendato. Vediamo se Rachele è brava a bendarlo, vediamo. Non è la prima volta che lo fai. Comunque, vero, Giovanni, dobbiamo trovare il modo. Sì, Adriano? Ci ho avuto un'idea pazzesca. Ma e domani mi dici? Oppure me la vuoi dire no, adesso? No, te la dico adesso. Vai, dimmela. Il modo, siccome questo gioco è fichissimo, di come farlo poi quando abbiamo i concorrenti singoli. Te lo dico? Sì. Mi bendo io e loro me lo devono fare indovinare a me. Io sono imparziale e ti... E quindi ma tu sei pure una pippa, quindi e appunto è bellissimo. Intanto, lo faremo, ragazzi. Scusa, lo faremo. Adriano, lo voglio faremo. Ringraziare l'ABED per aver donato 10€ e dice si dovrebbero cambiare le regole. Se si vota come la chat, si ha possibilità di cambiare. Esatto, quello che dicevamo prima. 11 minuti fa ha donato 10€. Allora, grazie mille. Vai Gianni, trailer del film a Rachele. Rachele, appuntati le parole che non devi dire. E mi raccomando, leva il sonoro al trailer, da dove lo stai vedendo, se lo stai vedendo dal telefono. Comunque questa idea è pazzesca, Giovanni, capito? Potrebbe essere divertente. Devo far indovinare a me. O a me o a te a turno anche. Potrebbe essere divertente. Cioè, dobbiamo comprare le mascherine quasi quiz, se mettiamo sì, le mascherine. Sì, quasi quiz, pazzesco. Vabbè. Gioco del secolo diventa questo. Gioco del secolo. Così poi chi arriva in già improvvisamente già dice "Ma cazzo stanno a fare questi?". Però dai, esatto. È divertente. No, lo dobbiamo fare. Allora, ci sei, Rachele? Allora, sì. Dimmi quando fai quando partire. Vuoi. Dimmi quando lo fai partire. Ok. Vai. Vado. Vai. Bravo, Francesco è nel mood giusto, vedi? Un po' l'uomo gatto. Siamo in una stanza e c'è un personaggio che suona. È uno strumento. È un personaggio maschile. È del mondo... dello spettacolo, comunque sta cominciando probabilmente la sua carriera e ora suona in un gruppo. Ragazzi, avete il sondaggio in chat. Ha un modo di vestire particolare, colorato, molto colorato. Attenzione, errore. Hai detto vestire. Sì, l'ho vabbè. Detto. Andiamo avanti. Dai. È errore, però vediamo se ci arriva. Sì, l'ha detto. L'ha detto? No, sì. Era Rocketman, però mi dispiace perché no. Rachele ha detto vestire, che era tra, che proprio dirlo. Tra le parole. Niente, è andata così, non lo dovevi dire. E quindi niente punto aggiudicato per Rachele e Francesco. Però vorrei dire, Adriano, che comunque la chat aveva Bohemian Rhapsody, Rocketman, Across the Universe, Maps to the Star e Twilight. La maggior parte, adesso ovviamente non vale più, però il 63%, cioè in 196, hanno detto Rocketman. La maggior parte subito ha cominciato a votare proprio Rocketman. Oh, pazzesco, qua tutti esperti di questo gioco. Esatto, poi c'è il 35% Bohemian Rhapsody, in 4 invece hanno votato Twilight, non so perché. Poi c'è Across the Universe, bellissimo musical, ragazzi, Across the Universe, guardatelo, è stupendo. In 3 e Maps to the Star solo 2. Esattamente. Ma Francesco, che cosa ti ha fatto capire poi quando ha detto modo particolare di vestirsi? Sì, quello, poi insomma uno strumento, più o meno queste cose qua. Allora, quindi si conclude la prima manche, perché adesso lo rifaremo un'altra volta. Un film indovinato per Salvatore e Valentina Gris, 0 film indovinati per Rachele e Francesco. Quindi Gianni, di nuovo Benda. Chi si benda? Ma sì, facciamo benda a Salvatore, ma che ci frega. Tranquilli che io non indovinerò mai. Vai. Valentina benda Salvatore. Domanda qui? Sì, a scambio, cambiamoci, vai. E quindi però aspetta, domanda Adriano. Al telefono di Salvatore. Perché stiamo usando il suo telefono. Cioè, andiamo, volevo vedere se era Valentina a bendare Salvatore o Salvatore si benda da solo. Aspetta Gianni, Bendo io, dai. Aspetta che ci guarda Valentina benda Salvatore un attimino.
Vediamo se Gianni anche aspetta lei... a mandarlo. Anche lei non è la prima volta che lo fa. No. Attenzione, in chat dicono: secondo me, se non si guardano le opzioni del sondaggio, è potenzialmente ancora più divertente perché si possono sparare le peggio cose. Ho capito, ma se non guardi le... chi non deve guardare le opzioni? Non ho capito. No, okay, i ragazzi in chat, ragazzi, okay, i concorrenti non vedono il sondaggio, comunque, lo vedete solo voi. Allora, Valentina, ti ricordo di segnarti le parole e abbassare il volume. Ma l'ha già abbassato il volume. Ok, ok. Un attimo che sto scrivendo le parole. Quanto tempo avete? Dai, vai, no, scrivi, c'hai il tempo, no, tranquillo, no, volevo in chat, intanto leggo. Dani007 che dice: bisognerebbe togliere mezzo punto ogni parola vietata e dare comunque il punto se indovinano. Però guarda che, ecco, tipo prima Francesco ha indovinato proprio perché ha detto vestire. Quindi secondo me, non lo so, dobbiamo ragionarci se dare dei malus. Poi dobbiamo capire. Poi ragazzi, nella chat, se non lo volete leggere, semplicemente non aprite il sondaggio. Cioè non è obbligato, se c'è il sondaggio, per chi lo vuole vedere lo va ad aprire, chi non lo vuole vedere non lo apre. E finita lì. Vabbè, certo. Facile. Ok, allora ci sei, Vale? Sì. Quando vuoi, fai play. Okay, mi raccomando, attenta alle parole. Ok, vabbè, adesso c'è. Dunque, si vedono delle onde del mare. Si vede una persona sulla spiaggia. Adesso c'è sempre quella persona con un'altra persona. Apre una valigetta. Parla con lui. Titoli di coda, titoli. Cioè, troppo, scusami, generico, no, troppo generico. Aspetta, allora c'è una ragazza, sta parlando con un ragazzo. Allora, adesso incidente con un taxi, c'è la persona di prima che è un uomo, stanno guardando una città che si capovolge. Salvatore si è acceso. Città, però no, attenzione, no, aspetta, Adriano. Scusate. Allora, no, non si può. Errore. C'è capovolto, c'è proprio capovolto tra le parole. Cazzo, sì. Lo si può dire. C'era capovolto e capovolge. Perché infatti mi sembrava strano quando hai detto capovolge, ho detto "beh, mazza, così è facile". E infatti cos'era, Salvatore? Un film di Nolan che non riporta. Però l'ha capito lui qual era. Era proprio Inception. Infatti pure in chat, Giovanni, no? Sì, anche in chat l'hanno indovinato. Il 92... come facciano in chat? Guarda, non lo so, io ho visto qualcuno qua che l'ha scritto dopo pochi secondi. Il 92% ha risposto Inception, il 4% ha risposto Interstellar, il 2% Doctor Strange, l'1% Memento e solo uno ha risposto Inside Man. Ok, quindi non indovinano stavolta Salvatore e Valentina, quindi ultima manche, cioè continuiamo con la seconda manche. Sono pari. No, uno solo non hanno indovinato adesso, solo allora, Gris. Adriano, scusami, inspiegabile on air, ha appena fatto un ride con 31 spettatori. Buonasera ragazzi, benvenuti al Quasi Quiz, si parla di cinema e serie TV e i nostri concorrenti Salvatore e Valentina, Rachele e Francesco sono due coppie e si stanno sfidando a chi ne sa di più de base. No? E stiamo giocando a indovina il trailer. Traileriamo, Adriano. Ti hai dato un nome, confermatelo. Cioè, traileriamo. Ah, quindi è confermato per sempre? No, traileriamo. Spero tanto di no, ma okay, sei tu che lo decidi queste cose. Non lo so, vediamo, non lo so. Comunque, vai con la benda, così una volta bendati Gianni potrà inviare al telefono di Rachele. Quindi attenzione, Francesco. Ok. E tu? C'è questa fase della bendatura che è sempre una procedura complicata. Vediamo se forse Francesco è un po' più incapace. Comunque, a fare. No. Anche è un po' più incapace in chat, a farlo. Pure di grigio. Potremmo fare, Joe, che in chat tu poi fai apparire le parole vietate, stanno scrivendo. Questo si può fare. Sì. Puoi fare una schermata con le parole vietate. Al massimo, sì. Le parole vietate, vediamo. Basta. Perché noi Gianni mi aveva detto prepara un timer e io ho preparato un timer. No, ma perché poi io adesso ho realizzato questa cosa che vabbè, poi ne parliamo, va bene. Ok, sei pronto, Francesco? One sec, quando... devo scrivere le parole.
Vai, scriviti le parole, mi raccomando, voi della chat come al solito avrete il sondaggio se volete votare per indovinare o se volete scriverlo in chat. Mattman14, sì, questo l'avevamo fatto già una volta su YouTube, io e Benedetta, poi non l'abbiamo più fatto, però era proprio... Era uscita una cosa abbastanza inquietante su un film di Star Wars, se non mi ricordo male, dove c'era una donna che correva per andarsi a cercare le botte. E poi trovava un Adriano Santucci cattivo. C'era questa cosa. Anna Wawa ci ha avuto il nome perfetto. 50 sfumature di trailer. Giovanni. No, non c'è due senza trailer. Non c'è due. È perfetto. Attenzione perché Anna Wawa proprio vi dà. Forse più di traileriamo. Traileriamo perfetto questa sera. Ma non c'è due senza trailer potrebbe diventare veramente il nome del gioco. Grazie. Ok, ci sei, Fra? Quando vuoi, attenzione alle parole, dimmi quando lo fai partire. Quindi io descrivo il trailer senza allusioni a cose... E senza quelle parole poi lì. Descrivi quello che vedi nel trailer. Ok, vado Vai. Vai. Allora, vedo due persone che mangiano ciambelle, vedo dei satelliti... la scritta Hollywood, il nome di una cosa che si vede in... no? Vedo una persona che parla direttamente alla cosa che fa i film, con cui fa i film, si vede un... c'è del paraculo. Una persona che corre, un bambino che nasce, una persona con degli occhiali che parla, tutti guardano proprio quella cosa che riprende, con cui fa il film. C'è una persona con un cappellino che sembra essere molto importante, carismatico. Ecco, adesso abbiamo il protagonista che parla ad una ragazza. È caduto... È caduto qualcosa improvvisamente dal cielo e il protagonista non capisce che cos'è. Aspetta, il protagonista sta ancora guardando lo schermo. Sembra molto, Hai detto schermo. Hai detto schermo. Era Rival. No, per fortuna, perché avrei rosicato io per te se Rachele lo sapeva e lo voleva dire prima. Era The Truman Show, poi, peraltro, uno dei film preferiti che aveva detto Francesco. Cioè, bastava che dicevi è uno dei miei film preferiti, lei dirà poi... Non lo può dire. Vero, non lo puoi dire, non lo puoi dire, non lo puoi dire. Ah, non potevi. No. Assurdo, io ho pensato proprio a degli alieni, delle cose alieni, non so perché. Ah, beh, perché cade dal cielo, sì, i satelliti, sì. È vero, sì, ci poteva stare in chat... In questi giorni abbiamo parlato anche di Arrival, quindi ci sta. Bellissimo Arrival, fra l'altro. A proposito, vi è piaciuto a voi Arrival? Una cosa dal cielo. Lei deve vederlo, a me è piaciuto un sacco, l'ho visto al cinema da solo. Solo a me non è piaciuto Arrival. Santucci, forse perché tu, forse è colpa mia, ti avevo dato delle aspettative troppo alte, perché a me è piaciuto molto. Non lo so. Forse non è colpa mia. Va bene, quindi attenzione perché si conclude quindi questo gioco a coppie con un film soltanto indovinato per Salvatore, ma secondo me questa serata ci fa scoprire intanto il gioco dell'anno, Giovanni, te lo dico, e poi soprattutto il gioco in cui la chat si dimostra brava, perché secondo me qua sono capaci. Subito, sono veramente capaci, incredibile. Sono veramente bravi. Quindi aggiorno il punteggio, Giovanni. Allora, torniamo nella pagina dei giochi, non so se c'è l'animazione o no. Facciamo che c'era, ma l'abbiamo accannata. Quindi, gioco nuovo, ragazzi. Troveremo, se ci piace, troveremo il modo di svilupparlo meglio. La sigla, le cose. Voi sapete benissimo che tutto quello che facciamo comunque in questo, non in questo programma, il nostro canale Twitch, molte volte è sperimentale, perché non siamo gente che facciamo i quizzari di mestiere. Noi di mestiere facciamo altro, cioè produrre video belli. Molte volte, fra l'altro, non so se avete visto il vlog di Matteo Bruno questa mattina, ma comincia un po' a uscire la vera natura di Matteo Bruno, cioè totalmente fuori di testa. Io in questa settimana l'ho visto andare in giro, Adriano, non so se l'hai visto anche tu, con un pupazzo, con la sua felpa e la sua faccia su un iPad, sì, la sua faccia da piccolo su un iPad.
che te devo dire? Non lo so. Sì. È così. È da sì. Allora, il punteggio è il seguente, ancora tutto apertissimo, 494,2 kilocalorie per Salvatore e Valentina contro... purtroppo zero avete fatto in questo gioco, 353 ancora. Ma quindi io mo questo timer che cazzo ci faccio? Tonno e maionese, niente, mo leva lo sto timer, salta, vai avanti. Era bello, cioè, quindi torniamo al quarto e penultimo gioco, che è uno dei, anche degli altri nostri giochi preferiti, che si chiama, Giovanni, si chiama? Trame sconclusionate. Oddio, quello con i pelati, va bene, dai. Questo qua. Sì, sigla, vediamo se si sente, se no la faccio io. È sentita. Anche se la chat preferisce allora, che lo faccia io, cioè preferisco il mio Anche io comunque preferisco. Allora da ora in poi che te devo dire, canto io. Fra l'altro è stato bellissimo in chat, una certa hanno scritto in realtà le sigle non esistono, è solo Adriano Santucci che ne è convinto di questa cosa. Visto che non le vedi sarebbe mai. Molto bello, sarebbe esatto. Molto bello. Una specie di Truman Show che dura un anno, sì, cioè voi esatto. Che mi raccontate queste sigle, questa grafica. Tu non le hai mai viste. Io non le ho mai viste, vabbè. Comunque, allora ragazzi, trame sconclusionate, l'avete mai visto questo gioco? Sapete più o meno come funziona? Noi adesso vi andremo a leggere una trama sconclusionata. Sì, Francesco? Pessimo anche qua, cioè proprio... Non pessimo, vabbè. Non che ci arrivo neanche... Ma non è importante. Questo è difficile. Salvatore, qua sei forte? No, dico, no. Questo è difficilissimo. Ah, comunque, niente, quindi vabbè, siete alla pari, vedi? Ok. Le trame, come voi sapete, sono sconclusionate, un po' così a cazzo di cane, un po' scritte così. Se indovinate subito scrivendo sul vostro block notice, era un po' che non lo dicevo Giovanni, prendete ben 2 punti. Invece ogni indizio aggiuntivo che vi daremo vi toglie 0,5 punto, ok? Allora, vai Giovanni, fai apparire la prima trama che fa molto ridere leggendola. Vai, leggi. Una ragazza prende il volo. Così a caso, via al minuto. Senza senso, 60 secondi. 60 secondi. Adriano, tu balla. No, aspetta, perché è partito il Truman Show verso di me. Dice Floating Tots, dice bellissima la sigla. Voglio dire ad Adriano che la parte con le fiamme e gli alieni era migliore. C'era Mari okay. Che diceva in realtà non fate neanche live su Twitch, è un anno quasi che ne siamo convinti, sì, esatto. Però che li facciamo. È tutto finto, capito? Tutte le domeniche voi vi fate venire qua e poi in realtà... 30 secondi mancano ragazzi, quindi una ragazza prende il volo. Una ragazza prende il volo, attenzione. Prende il volo, male proprio, ma cioè nel senso che è... Bisognerebbe capire in che senso. Prende il volo, cioè 13 secondi. 13 secondi mancano, scrivete sul vostro block notice qual è secondo voi la risposta giusta. Bella sta canzone. Che siamo al Buddha Bar, Giovanni? Sì, è un po' Buddha Bar. Finito il tempo, Adriano. Ok, finito il tempo. Girate i fogli. Così Mary che è scritto? Mary Poppins. Effettivamente lei poi... vola. Aladdin. Sai che però bravi, perché però bravi tutti e due. In Mary Poppins lei vola all'inizio e alla fine del film con l'ombrello. E in Aladdin c'è lei che prende il volo col tappeto. Prego, no, adesso vieni con me nel tappeto volante. Aladdin, e com'era la canzone? Prego, vieni con me sul tappeto volante. Quello, dice no? Dice che in Arabia stanno in Siberia. Prego, bravi. Esatto, sono nello spazio. Bravi, ma non è. Nessuno dei due. Però bravi. Primo Leggiamo indizio. Il primo sondaggio. Primo indizio. Sì, il primo sondaggio, sì, vabbè. Vola sopra la testa di un ragazzo. 60 secondi. Quindi non vola col ragazzo, ma ci vola sopra vola la testa. Sopra la testa sopra. Di un ragazzo. Prego. Com'era? Vola non sopra... è prego, vieni con me. Com'era il testo? Adesso vieni con me. Sì. Ma com'era? Adesso. Ora, Senti, ora, 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 vieni, ora, vieni, vieni con me.
ora vieni sul con me. Sul tappeto volante. Sul tappeto volante. Peraltro l'ho rivisto di recente perché l'ha visto Margherita e è sempre bello. Gli sempre è piaciuto? Bello, il genio pazzesco. Ha accannato Frozen. Ha accannato sì, Frozen devo Margherita. Devo dire che adesso le sta guardando Soul, sta guardando... Ah, 15 secondi ragazzi. Che sta guardando tante Belle la Bestia, sta guardando altre cose per fortuna. Meno male. Ribelle, cioè, Gianni mi ha mandato un messaggio vocale, ma io lo posso sentire adesso il messaggio di Gianni. Che ne so. Due non secondi Adriano, mutati. Un secondo finito mutati. Il tempo. Mi muto e sento allora, Gianni. Girate i fogli ragazzi. Il cigno nero. Dirty Dancing. Allora, attenzione. Adriano, aspetta che questa fa ride. Te pare che Gianni se poteva evitare di far cantante, senti? Ora vieni con me. Ti prego, Giovanni, basta. No, no, ti prego. Non ce la posso fare. Per tutta favore. L'ha cantata tutta, tutta. No, basta. Allora, attenzione Giovanni, perché non so se hai letto, ma una coppia ha indovinato. Beddamace. Cioè? No, cioè, stavo allora, sentendo Gianni, due... scusate, ma quando Gianni canta io mi bagno il bicchiere. Tutte e due hanno individuato e capito che si trattava di roba di danza. Ah. Ok, perché Rachele e Francesco hanno scritto Il Cigno Nero. Peraltro bellissimo film con bellissimo. Naomi Watts. Sì. No, no. Natalie Portman. E c'è Usate. Anche Drew Barrymore, mi pare, in quel film. No, Winona Ryder. Winona Ryder, grazie. Winona Ryder, grazie. Perfetto. Nomi a caso, nomi a caso. No, volevo dire Winona Ryder, ma ho incastrato il nome. Grazie, Valentina. Mentre Salvatore e Valentina hanno scritto Dirty Dancing. Effettivamente in tutte e due, se vuoi, c'è qualche ballerina sopra un ragazzo, ci vola, se Gianni diciamo. Come on adesso, my life. A questo punto leggiamo Giovanni, stai calmo. Sì. Vediamo il prossimo indizio a sto punto, visto che hanno indovinato, vediamo un po'. La ragazza era stesa in un angolo, ma il ragazzo dimostra quanto è brava. Adesso non so che vuol dire quello, però Gianni ha scritto questa cosa qua. La vediamo ragazza anche quello dopo, perché già da qua si capisce. Stesa. In un angolo. È un film sulla danza, quindi quale sarà fra i due? Cioè, sarà il ragazzo di Dirty Dancing, giusto? O sarà... Sì, Giovanni, dai. Va bene. È Dirty Dancing, ragazzi. Cioè. È Dirty Dancing, quindi bravi Salvatore e Valentina. Purtroppo non indovinano Rachele e Francesco. Aspetta che me lo spiego. Perché, come disse Elio, nessuno mette baby in un angolo, capito? Esattamente, è una il secondo indizio era proprio una citazione. Gianni dice: nessuno può mettere baby in un angolo. E poi dai, battuta iconica. Quindi tu immagina Gianni che la dice: cioè, nessuno può mettere baby in un angolo. E poi il napoletano dice: da guaglio, battuta iconica. questo è Gianni. Esatto. Quindi un punto e mezzo per Salvatore e Valentina. Mi raccomando, Rachele e Francesco. Adesso voglio che dovete indovinare subito. Adesso, subito. Altra. Ce la potete fare. Concentrati. Altra trama sconclusionata. Ce la potete fare. Altra trama sconclusionata. Vai. Vai, leggi, Adriano. Il padre del protagonista è troppo fiero e lo abbandona a se stesso. Pensa, 60 secondi. Questo è complicato, messo il padre del protagonista è troppo fiero e lo abbandona a se stesso. Che vuol dire? Esatto, cioè in italiano, che io non so parlare l'italiano, però chiariamo questa cosa. Si capisce. Ma esatto. Che il padre di questo protagonista è fiero. Succede qualcosa ed è troppo, diciamo, orgoglioso forse, come sinonimo. E lo abbandona a se stesso. E lo abbandona a se stesso. Ragazzi, 30 secondi. Guarda, Francesco dice: porca puttana, che cazzo. Ma stanno a di questi, ma che vogliono? E c'è Salvatore che dice: guarda, è il film che abbiamo visto l'altra sera. No. Ce ne sono due o tre, ma ne abbiamo scelto uno. Adesso vediamo. Mancano 10 secondi. Voi avete scelto Salve e Vale? Sì. Rachele e Francesco avete Francesco? Scelto? Niente. Scrivete una cosa a caso, ragazzi. Certo. Vabbè, a caso, proprio a caso. Una cosa a caso. Ok, allora girate il foglio. Adriano, scusa, vorrei...
citare un titolo dicendo già che non è quello, però effettivamente ci sta. La passione di Cristo l'hanno scritta in chat, cioè. Basta, ma ogni volta è, però, ogni volta è la passione di Cristo. Scusa, però pensaci. Però cioè, un pochino è vero. Il padre protagonista è troppo fiero e lo abbandona a se stesso. Ci sta, zio. Potrebbe, è vero, c'ha ragione. Giriamo i fogli. Vai, cos'è? Into the Wild. Ma perché c'è un padre? Allora c'è un problema. Sì, fra il protagonista e il padre c'è un problema. Lui è il classico hippie e dice: no, papà, io non gli voglio i tuoi soldi, mi fanno schifo i tuoi soldi. Tu sei ricchissimo, io vado a vivere e a morire come un coglione in mezzo al nulla. Ah, così questo, proprio. Gli sì, ha il succo no. del film è questo. Ciao, è andato. Okay. Esatto, allora, andato. Purtroppo no, non è Into the Wild. Raghele e Francesco hanno scritto niente? L'avevo pensato uno adesso, però. Lo vuoi dire? No, non lo possiamo. Lo vuoi dire. No, possiamo. Lo vuoi dire? Hercules, però. Non è Hercules. Attenzione, perché il primo indizio già potrebbe mettervi su una strada, quindi vai. Vado. Giovanni. Sì. Il protagonista, dopo un incendio, dimostra al padre che è diventato grande. 60 secondi, ma la domanda è: 60 secondi. Ma perché lui ha appiccato l'incendio, quindi ha detto: papà, guarda, adesso do fuoco alle cose. Cioè, qual è sta... No, non c'è scritto. No, dopo, è la mia interpretazione. Dopo l'incendio, ok. Dopo aver bruciato casa, gli dice: guarda, adesso. Ah, Adrià, ho capito chi è. Ho capito chi è. Ah, perché tu non l'hai visto? L'hai letto? È il draghetto Denver. Oddio, perché non lo so. Ti questo. Voglio bene. No, no, è il draghetto quello che fa il pompiere. Che no, il draghetto. Il draghetto che vuole fare il pompiere. Ti voglio bene, Denver? Non era questo quello che voleva fare il pompiere. No, Grisù voleva fare il pompiere, vero? Ma infatti, Denver non vuole fare il pompiere. Ho sbagliato, raga. Ho confuso i draghi. Aspetta, che diceva Denver sempre quello. Quali erano le frasi? Mamma Saura. Oh, Mamma Saura. Denver Mamma era Saura. Quello di Mamma Saura. Sì, 6 secondi, ragazzi. 6 secondi, scrivete sui fogli. Finito il tempo, Adriano. Girate i fogli. Dragon's Trainer. Rachele e Francesco, girate. È scritto bene. Jumanji. Dragon Trainer. Perché c'è il drago che dà fuoco alle cose a caso. No. Jumanji. C'è un incendio. Non c'è un incendio in Jumanji. No, la casa viene semplicemente abbandonata. La casa di Parrish viene abbandonata perché il padre si perde il figlio. A un certo punto abbandonò la casa. Tutto va un po' in malora. Ma non c'è un incendio. Purtroppo. Per me è Matteo Renzi. È Matteo Renzi. Ah, ecco. O la potrebbe cipolla. Essere Matteo Renzi. O la cipolla. Sì, potrebbe essere. Quando uno non lo sa. Allora, non è nessuno dei due. Attenzione, ragazzi, perché il prossimo è un super indizio. Secondo me deve essere l'ultimo. Leggi. La mamma del protagonista è morta quando lui ancora era piccolo. Dai. Santa Sicola. Cioè, Ragazzi. Questo non suggerire, Giovanni. No, non suggerisco. In questo chat l'hanno capito. In chat hanno capito mezz'ora fa. Sì, l'hanno già detto sono prima. Sono molto bravi anche qui. Guarda Francesco e legge la chat e dice: ma come? Guarda, l'hanno scritto, non te ne sei accorta. E Rachele fa: no, non l'ho visto, non l'ho letto. Tu gli puoi aprire i microfoni. In realtà sì. No, apritevi i microfoni. Voglio sentire i ragionamenti. Eccoci. Sì. Non lo posso fare. Qua StreamYard mi dice che non lo posso fare. Ah, non lo puoi fare. No, ho detto una cazzata perché così vi suggerite a vicenda. No, non parlate, richiudetevi i microfoni. No, abbiamo scritto. 13 secondi. Sì. Allora, girate i fogli. È un plebiscito. Allora, Bambi. Giovanni, qual era il prossimo indizio? Il prossimo indizio era che era un film della Disney. È un film Disney con animali che parlano e quindi è Bambi. Era proprio Bambi. Bravi, però certo lo potevate indovinare anche con un indizio in meno. L'abbiamo poi non ho capito. Abbastanza recentemente. L'abbiamo riguardato. Questo gioco è un po' stronzo, ci devi avere l'illuminazione, ti ci devi accendere proprio la lampadina. No, perché il padre sì.
Cioè, il padre dei bambi non gliene frega niente padre, a nessuno. Il padre Fiero, infatti... Vabbè, la scena iniziale, no? La è comunque una trama sconclusionata. Esatto, esatto. Ok, quindi un punto per uno. Vai Giovanni con il terzo... Terzo, la terza trama. Terza Leggi trama. Te, ti prego. Leggo io. Non è Jared Leto. Un uomo muore perché se la tira 60 secondi. Zio, Cioè, ma la domanda se la tira nel senso che se la tira lui, cioè se la tira come tipo guarda quello se la tira o se la tira nel senso che se la tira dietro, cioè se la, se la cerca. Da tirarsi, qualsiasi cosa tu ti tiri o mi dissocio. Ah, ok, vabbè. Dici che se lo ti e quindi muore perché l'ha tirata. Dissocio. Ok. Dissocio. Vabbè. Vediamo se in chat già subito lo scrivono, va. Poi sono curioso di vedere se lo indovinano così. A sto giro. Che è successo? A sto giro è veramente la passione di Cristo. Ma sai che però questa cosa fa molto ridere perché anche qui effettivamente sempre. Potrebbe essere. È vero però. È un pochino è vero. Oddio, 10 secondi ragazzi. Chissà se questo qua riuscirà diventa come diventa come Kill Bill, poi un giorno lo mettiamo sul serio, sì, capito? Esatto. È finito il tempo. Oddio. Ok, allora girate i fogli, girate i fogli. Soul. Ah, Soul. Tutte e due su Soul siete andati. Raga, troppo recente. Bravi, però è vero. Però ci sta, però non è. Però non è. Però non è. Primo indizio. Vai. L'uomo è invecchiato ma vuole affrontare il cattivo. 60 secondi. È già facile, eh? Sì. È già facile. Beh, sì, sì, un po'. Cioè, lui è vecchio, no? Però, e se la dice. E però, anche se è vecchio, vuole comunque quindi, affrontare il cattivo, scusa, capito? C'è questa quindi cosa. Poi... Poi muore. Cioè l'uomo è invecchiato. Ah no, lo puoi poi dire. Poi muore, no, sì, un uomo muore perché se la tira è invecchiato, vuole comunque affrontare il cattivo, quindi idealmente e poi muore. Muore, e poi muore. Okay. Sì, idealmente sì. Ok, ok. Quindi vabbè, ok. Cioè, ma potrebbero cioè, vabbè, no, non dico niente, non dico niente. Potrebbero essere tanti. In chat l'hanno indovinato, ovviamente. Tony Stark, potrebbe essere anche Tony Stark in uno dei vari film dove c'è stato Tony Stark. Oddio, quello in cui muore ce n'è uno solo, perché di solito i protagonisti muoiono una sola volta nei film. Poi dipende il film però. A parte Beautiful o altre... Beh, Beautiful è una roba pazzesca. Mia madre quando ero ragazzino io ne vedevo un altro che si chiama Quando si ama. Succede la stessa cosa, morivano più volte. È finito il tempo, Adriano. È finito il tempo, allora girate i fogli. Il Signore degli Anelli 1, il Gladiatore. Il Gladiatore. Allora, il Signore degli Anelli 1, chi è quello che alla fine muore perché vuole invecchiare? Vuole... Ma non muore Gandalf quando no, affronta No, Gandalf il non muore, si trasforma, diventa da Gandalf il grigio, diventa Gandalf il bianco, diventa più figo in realtà. E invece ragazzi, Rachele e Francesca avevano scritto, non mi ricordo. Gladiatore. Scritto il Re Leone, però poi mi sono accorta che era un uomo che non ci stava. Perciò quindi abbiamo cambiato con il Gladiatore. Lui è invecchiato, no, ma vuole Massimo. È invecchiato il cattivo. È chi era il cattivo del Gladiatore? Joaquin Phoenix. Sì, ci sta. Peraltro lì per niente ispirato. Era agli inizi. No, era un personaggio che secondo me gli sta anche un po' sul cazzo. Comodo. Sì. Secondo, terzo, comunque, no, secondo ci stava indizio. Però è invecchiato. Un po'. Ma non è. Ma non no, è. Secondo ma indizio. Non è. Secondo indizio. Muore pubblicamente in un incontro davanti al suo migliore amico. 60 secondi. Continua, beh, dai. Continua a starci il Gladiatore comunque. Certo, perché effettivamente anche lui muore pubblicamente. Non lo sai, non mi ricordo, ma non muore alla fine. Sai, non sì, mi ricordo. Sì, muore sì, male pure. Cioè, c'è cioè Commodo muore. Che ah, beh, da che stronzo. Sì. Commodo da stronzo tira fuori un pugnale e glielo conficca de lato. E lui cade a terra morto. Sì, a un certo punto sì. Fa. Così ricordiamo cioè questa inquadratura di Russell Crowe che guarda cazzo di cane da qualche parte e poi cade a terra e muore.
ricordiamo Commodo 64. Certo, no? Certo. Esattamente. Certo, lui era Commodo 64. Perché era il 64esimo certo, imperatore. Imperatore, assolutamente sì. Di Roma. Bene. Di vabbè, 17 il chat ormai secondi. Proprio un pelbiscito. Però i nostri amici sono leali, vedi, non stanno leggendo la chat. No, no. Però poi gliela mutiamo lo stesso perché è divertente, voglio vedere dopo la chat sì, impazzire. Sì. Esatto, esatto. Sì, 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 sì. Un secondo fine tempo. Ok, allora ragazzi, girate i fogli. Rocky 4 da una parte e Star Wars episodio 7. Allora Giovanni, io sono una sega, qual è sto Star Wars episodio 7? Episodio 7 è quello fatto da J.J. Abrams, quelli nuovi nella nuova trilogia, e dovrebbe essere il risveglio della forza. Vale, chi è che muore, Vale? Nessuno. Nessuno muore in episodio 7 in realtà. È in episodio 8 che muore poi Skywalker quando riciccia fuori, ma in episodio 7 non schiatta nessuno. Invece Rachele e Francesco hanno scritto Rocky 4. Io Rocky non l'ho 4 visto. C'è Ivan Drago, io ti spiezzo in due. Lui era russo che veramente. Cantava vieni con vieni me, con me perché sul ring volante. Esatto, sul io ring ti volante. Spiezzo in due. E fra l'altro lì c'era Brigitte Nielsen, quella stangona bionda incredibile, che poi è stata moglie di qualcuno che c'era pure dentro. Comunque film, dice che muore Han Solo nel 7. Stanno ah, vero, muore tutti. Han Solo. Vero, muore Han Solo. Ragazzi, pensate quanto cazzo mi ricordo episodio 7, di quanto era figo. Proprio, me lo ricordo tantissimo. Muore Han Solo, vero. E quindi ci può stare sto Rocky, Giovanni? Non ho capito. Beh, Rocky ci sta un po' di più perché effettivamente un uomo muore perché se la tira. Chi è che se la tirava? Apollo Creed. Apollo Creed in Rocky faceva il fico contro Ivan Drago. Gli diceva io ti ammazzo. Poi, anche se sono vecchio, io riesco a batterti. Poi invece fa il combattimento e muore perché Ivan Drago lo spiezza in due. E muore davanti a Rocky. È il miglior amico, cioè Rocky. Va in un paese innevato per vendicarsi del cattivo. Va in Russia da Ivan Drago per vendicarsi del cattivo. E quindi parlavamo di Rocky 4. Esatto. E quindi bravi Rachele e Francesco, indovinano e si portano a casa un punto. E allora Joe, faccio i conti prima dell'ultimo gioco. Gianni mi scrive che Brigitte Nielsen era proprio la moglie di Stallone. La stangona bionda, moglie di Ivan Drago, nella vita reale era la moglie di Stallone. Quindi Brigitte Nielsen, che poi ve lo dico, è finita a fare Tira e molla con Paolo Bonolis su Canale prego, 5 perché, la fine anni 90. Perché devi ricordare questa cosa? Non lo ricordare. Perché è vero, Tira e molla. Non, sempre, era lei. Visto? Non è vero. Era lei? No. Non era lei? Non era lei, Rocky? No, era, si chiamava Ella Weber. Ah, vero, 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 era web. Ho confuso i personaggi. Però Brigitte Nielsen era nel film Rocky 4 ed era appunto in chat, scrivono, e Gianni me lo conferma, era la moglie di Stallone. Fra l'altro, vero, era la Sellerona. La Sellerona la chiamavano. È la web, è poveretta, così, comunque brutta fine lo stesso. Sai che ha fatto pure un cinepanettone invece Brigitte. Brigitte Nielsen ha fatto un cinepanettone, sì 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 sì, sì. E il cinepanettone purtroppo l'ha fatto. Joe, di tra l'altro Rocky 4 è stato il primo film della saga di Rocky che io abbia mai visto. E poi ho visto gli altri. E il 4 era molto bello. Quello con Brigitte Nielsen era Paparazzi. Esatto, in chat scrivo Paparazzi perché è il film dove ci sono tanti personaggi famosi e c'era pure lei, purtroppo, cioè che si è messa a fare questa cosa qua. E vabbè, ragazzi. Allora, ho fatto i conti. La situazione è questa: Rachele e Francesco un po' più indietro a 494,2 kcal, mentre invece Salvatore e Valentina sono a 670,7 kcal, quindi un bel piatto di pasta. Bello, bello pesante, bello, una carbonara di quella vera. Una carbonara impegnativa, sì, 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 buona. Invece un po' più light Rachele e Francesco. Ma attenzione, perché l'ultimo gioco c'ha in palio sempre un sacco di punti, quindi mi raccomando, se ve la giocate bene potete ancora ribaltare il risultato. Qual è l'ultimo gioco, Adriano? Indovina indovinello. Indovina indovinello, c'è la sigla. Forse. Beh.
C'è stata la sigla, pazzesco. Ok, pazzesco. Chissà se è vero. Allora, indovina indovinello, come funziona? Vi andremo a dare una serie di indizi che delineano un personaggio del cinema o delle serie TV o del mondo dello spettacolo in generale. Può essere un regista, un attore, un compositore, quello che vi pare a voi, un personaggio molto famoso. Se indovinate subito, prendete ben 3 punti. Poi invece vi daremo un indizio e con il primo indizio la risposta corretta varrà 2 punti, poi ancora 1 punto, poi mezzo punto, così mezzo punto fino alla fine. Ok? Ogni volta avete 60 secondi di tempo, vai Giovanni con i primi 3 indizi. Allora, primi 3 indizi, aspetta che mi sto prendendo le risposte, perfetto. Allora, primi 3 indizi, quindi cominciamo. Non è americano o americana? Quindi già usciamo fuori dagli USA. Noi per americano si intende sempre, anche se l'America è tutta, però noi intendiamo gli Stati Uniti. Quindi usciamo fuori dagli United States of America, che è il tatuaggio che io ho. Welcome to United States of America. Io ho questo tatuaggio, non vi dico dove. E scusa, ma Adriano, stava a dire una cazzata. Adriano, cazzata. Cioè, dove c'è? Quanto è lungo? Ci entra. Vai. Okay. Vai avanti, voglio risparmiare. Il suo ultimo film è il del 2020, quindi in piena pandemia questa persona, uomo o donna che sia, è riuscita a uscire fuori con un film. Terzo e ultimo indizio per adesso, è stato o è stata nell'esercito. 60 secondi. Via al tempo. Sai che io non ho ben presente, devo un attimo andare a vedere. No Adriano, no. Guarda bene Adriano. Ma che cazzo ha fatto? Aldo Baglio può essere, che ne so, Robert Pattinson può essere. Pensa un po'. Adam Driver. Pensa un po', vero Adriano? Vabbè, comunque, non è americano A. Il suo ultimo film è del 2020, è stato A nell'esercito. Un militare o una militare che poi è diventata attore e attrice, come funziona? O al contrario, boh, chi lo sa? Chi lo sa? Lo sai Adriano che c'è nel mio canale una persona che si spaccia per Christian De Sica, che mi segue molto spesso? Più che altro però potrebbe essere lui, sai perché? Perché spunta sempre quando c'è anche Martina. E infatti io gli ho detto: mazza, non ti si vede da un sacco di tempo. E lui mi risponde: perché non c'è la donna. Mo che c'è la donna, ha sposto in maniera diversa. Però il succo era quello. Finito il tempo, Adriano. Allora, girate i fogli. Niente per il Salvatore Valentina. Non so se è scritto bene, però Bong Joon-ho. Abbiamo pensato a Parasite. Non è americano, il suo film del 2020 è stato... Perché è stato nell'esercito? Ah, ok. No, purtroppo non è. Potrebbe essere Camillo Benso Conte di Cavour. Ma perché? Che ne so, l'hanno scritto in chat, io sto solo ripetendo quello che hanno scritto in chat. Potrebbe essere, sì. Non è Camillo Benso Conte di Cavour, non è Bong Joon-ho e non è... Salvatore e Valentina l'avevano scritto. No, non hanno messo nulla. Andiamo avanti. Vai col prossimo indizio. Prossimo indizio. È un'attrice, quindi parliamo di una donna, 60 secondi. Quindi è una donna non americana che ha fatto un film nel 2020 che è stata nell'esercito. Cioè, particolare come cosa. Sì, è particolare. Paolo, giustamente David Rockbuster, ciao David, dice Paolo Villaggio è ovvio. Anche se è un'attrice, ma Paolo Villaggio era anche un'attrice quando voleva. Quindi potrebbe essere. Shinomiya S dice tutti i coreani devono fare il militare. Sì, effettivamente sì, vista sotto quest'ottica, chi vive in una nazione dove c'è ancora la leva obbligatoria, effettivamente. Lo sai che io l'ho evitata per poco la leva obbligatoria. Me l'hai detto. Già. Poi a un certo punto l'hanno levata più. Potrebbe essere Giorgia Meloni. Io invece sono stato, credo, io sono il primo anno che non l'ha fatta. Sì, da chi è nato nell'87. 87 Adriano, quindi tu sei dell'87. Dall'87. Chi nati nell'87 non avevano più la leva obbligatoria, ha finito il tempo Adriano. Finito il tempo, girate i fogli. Scarlett Johansson contro Gal Gadot. Gal Gadot. Allora, Scarlett Johansson chi è? Intanto una dei due ha indovinato.
Uno dei due ha indovinato. Allora, vediamo un po'. Scarlett Johansson è una fregna atomica di 1,50 m, ok? Bellissima, che ha fatto un sacco di film, anche i film della Marvel ultimamente. A me piace più... A me, È americana. È americana. Non lo so. A me piace più ricordarla Scarlett Johansson per, ad esempio, alcuni film di Woody Allen, perché è stata un po' la sua musa, lui ha dichiarato per un po' di tempo, in... Match Point, lei è protagonista insieme ad altri che non mi ricordo il nome, i nomi del film. C'è in Marriage Story, mi piace ricordarla in Jojo Rabbit, anche se il film non mi ha fatto impazzire, ma lei è stata bravissima. Mi piace ricordarla molto in quello di Nolan. Ma che è diventata una retrospettiva su Scarlett Johansson? Stavo raccontando un pochino che cosa aveva fatto Scarlett Johansson. In tutto ciò però non credo sia stata nell'esercito. Invece Gal Gadot, fregnone pure lei dei che due io metri. Non so minimamente, sono con Francesco, io non ho idea di chi è una stangone israeliana, se non sbaglio israeliana, magnifica, dei 2,5 metri praticamente, che ha dovuto fare il militare, l'esercito, perché è di origine di un paese dove per forza doveva fare il servizio militare. E Gal Gadot è conosciuta dal pubblico ultimamente perché ha fatto Wonder Woman. Infatti è bellissima la battuta di suo marito, che ogni volta che dicono qualcosa lui dice: raga, io sto con Wonder Woman, non mi rompete il cazzo. Bellissimo. Quindi non è americana, è israeliana. Film del 2020, Wonder Woman 1984, credo che a quanto pare una porcata pazzesca, non lo so, non l'ho visto, ma così si sa. Vediamo. È nell'esercito, è un'attrice, è stata Miss Israele nel 2004, è stata tra i coprotagonisti di una nota saga automobilistica, Fast and Furious. Esatto. Lei ne è uscita. È Wonder Woman, e parliamo di Gal Gadot. È Wonder Woman. Ok, niente, quindi attenzione ragazzi, perché con questo punto non è ancora finita, perché c'è ancora la matematica, non vi condanna, però dovete proprio fare due manche stratosferiche, ragazzi, quindi mi raccomando, c'è ancora tempo, ce la potete fare. Solo dire una cosa, perché giustamente i ragazzi dicono il suo ultimo film non è del 2020, ma in realtà è del 2021, che è Assassinio sul Nilo. Allora, io immagino, anzi sono sicuro del fatto, che Gianni come ultimo film abbia contato solo i film usciti, perché Wonder Woman è stato reso disponibile, è uscito in Italia, uscirà a breve, Omicidio sul Nilo non è ancora uscito, quindi lei l'ha girato ma il film non è uscito, quindi idealmente non l'ha mai fatto, fino a quando non esce, raga, il film non li contiamo, quindi in realtà non l'ha mai fatto. Ok, Adriano, allora, penultimo, io proporrei di mutare la chat. Voglio piccante. Giacomo, per favore, emotizzaci la chat. Quindi, perfetto. Chat mutata. Attenzione, voglio vedere se come al solito riuscite a suggerire anche con le emoticons. Esatto, per ce la fate. E quindi vai Giovanni con la seconda manche, i primi tre indizi. Seconda manche. Quindi, primo indizio, scusate, c'è clicco, eccolo, se non esce. Non è americano. Ha 37 anni. Quindi non è americano. Americana. Ha 37 anni, quindi è più giovane di me, ortacci sua. Il suo primo film è del 2009, 60 secondi. Gianni ci tende a precisare che certo che non ho contato, ho contato solo quelli usciti. In Italia comunque è uscito oggi Wonder Woman. Ah, pensa un po'. Calcolate quanto cazzo me ne frega. È comunque uscito oggi. Quindi, ragazzi, non americano. È anche lui o lei non è americano, ha 37 anni, quindi è abbastanza giovane. Il suo primo film è del 2009. 2009 già. Vuol dire che comunque, scusa, 10 anni fa, 36, no, 12 anni fa, 37, 25, ha iniziato relativamente tardi, sì, a 25 anni. Sì. Poi dipende il tipo di carriera, però sì. Sì, sì, sì. È iniziato tardino. 20 secondi, ragazzi. Vediamo se qualcosa dalla chat dici qualcosa esce, non mi pare. Esce qualcosa. Io ho visto qualcosa che mi potrebbe far ricordare, non so. Non saprei, Giovanni, quella emoticon di Giulia. Non te lo dico, se no. Quello è un personaggio di un video, è un personaggio vero? Di un, sì, gli somiglia vagamente, è un personaggio di un videogioco che abbiamo fatto sul mio canale. Finito il tempo, Adriano. Allora, finito il tempo, girate i fogli.
Cos'è, cos'è? Mastronardi. Non ricordo il nome. In questo momento neanche io. Angelo. Sandra. No, no, è una ragazza. Ah, la Mastronardi. Ah, sì, 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 non sì, mi è, sì anche sì, adesso non mi viene il nome neanche a me. Ok, Rachele, invece voi? No, niente. Niente. Mastronardi. Aspetta, perché ormai allora, non è. Non è la Mastronardi. Come cazzo si chiama? Alessandra. Alessandra. Lei si chiama Carina di secondo nome. Ma che secondo nome di merda? Alessandra è Carina, no, Mastronardi. Beh, zio, no, è carina, no, di merda. Che carina, bene. Dai. Allora andiamo avanti con il prossimo indizio. Prossimo indizio. È un attore, 60 secondi, quindi parliamo di un uomo. No, non americano, 37enne, e il suo primo film è del 2009. Chissà. Adesso ho visto anche altre emoticon che mi ricordano qualcosa che lui fatto, eh? Guarda, ce ne sono un paio che sono abbastanza evidenti. Sì, 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 sì. Ma qua indovinano sempre subito tutti. Già. Fammi vedere, voglio vedere di dove è nato, di che nazionalità è. Vediamo un po'. Ah, ok, ok. 30 secondi, ragazzi. Ok. Ok, 30 secondi. Allora, non è americano, ha 37 anni, il suo primo film nel 2009, è un attore. Chissà, ragazzi, vi ricordiamo la barra qua sopra, deve arrivare a 1.800 per Sanremo, per lo speciale di Sanremo, che in che data è? 6 marzo, Adriano, se non ricordo sabato male. Sabato 6 marzo, vi sabato ricordo 6 marzo. Sanremo. Giocheremo tutti quanti, andate su fantasanremo.com intanto per vedere i cantanti. Finito il tempo. La vostra possibile squadra, avremo 100 baudi, se andate sul sito vedete che il baudo è la moneta, avremo 100 baudi per comporre la nostra squadra di 5 cantanti, vedetevi il regolamento perché poi ci sarà una classifica della Lega del Fantasanremo dedicata solo per noi di Slim Dogs, esatto. Quindi per voi che siete abbonati, perché vi daremo il link poi per la Lega nel canale Telegram, quindi dovete essere per forza abbonati per partecipare. Allora, girate i fogli. Alessandro Siani. Sì, si chiama Alessandro Siani. Invece niente. Anche lui, sì, io ne ho in mente uno, ma non riesco a ricordare il nome. Ti viene? Se no, niente. Altro indizio. Non è Alessandro Siani. Anche i suoi due fratelli hanno una carriera nel mondo del cinema. 60 secondi. Guarda, Valentina è andata sparata. Ha detto, vabbè, cazzo, allora è lui. Dai, su, però. Potevate dirmelo prima, che cavolo. Potevate dirmelo prima, però. Non lo sapevi, Adriano? No, tu lo sapevi? Sì, io sì. Cioè, potevate dirmelo prima. E gli ha detto a Salvatore. Valentina ha detto a Salvatore, dai, è lui. Cioè, e Salvatore fa, che cazzo. Invece, che avrebbero fatto? Rachele sta pensando, ma io stasera perché non mi facevo i cazzi mia? Perché, cioè, me potevo fare i cazzi mia stasera. No, perché, amore, no? Te la Giovanni. Compro la maglietta. Gli va Francesco. Due. Te la compro la maglietta. Ma non sarebbe stato così divertente. No, esatto, precisamente. No. Ma stasera è tosta, Molto tosta. Siete due. No, però come al solito Gianni poi 5 secondi di livellare, certo, però siete due. 4 secondi, 2 secondi, 1 secondo, finito il tempo. Allora, Rachele, voi niente? Niente. Salvatore e Valentina? Chris Hemsworth. Chi è Chris Hemsworth? Thor. Potrebbe essere lui. Chi è Chris Hemsworth? Cosa, Valentina? Thor. Dio del fulmine e del tuono. In realtà, ecco, sblocchiamo la chat intanto. Che sblocchiamo la chat per adesso. I fratelli Hemsworth, effettivamente, loro sono in tre e lavorano tutti nel mondo del cinema. Lui improvvisamente, però, se non sbaglio, lui è uno degli ultimi dei tre fratelli che ha cominciato a fare cinema ed è quello che li ha massacrati, perché lui ha fatto Thor, è diventato quello più ricco in assoluto. Tra l'altro stanno girando il nuovo Thor, è lavorazione in questo periodo, e l'ultima dichiarazione dello stuntman, che è, diciamo, dello stunt double di Chris Hemsworth, dichiara che Chris non è mai stato così grosso, così enorme, perché pare si sia proprio pompato a bestia.
per Thor. Per essere Thor enorme. Vabbè, esatto. Vediamo gli altri indizi, Joe. Gli altri indizi sono: ha interpretato un pilota di Formula 1 in un bellissimo film dove lui interpretava Rush. Il film è Rush. È il dio del tuono. E parliamo di Chris Hemsworth. Esatto. Quindi un punto per Salvatore e Valentina. Attenzione, perché non so se adesso c'è ancora il... Forse per pareggiare, non lo so, perché non era ancora così. Se indovinate subito, forse pareggiate. Andiamo alla terza manche. Terza e ultima manche, ragazzi. Vi leggo i primi tre indizi. Allora, è appassionato o appassionata di musica? Attenzione, potrebbe essere una cosa rilevante nella vita di questa persona. Ha 57 anni, quindi è più grande di vecchiottello. Vecchiottello ella. Beh, insomma, vecchiotto. E però è americano, 60 secondi. Beh, 57 anni sicuramente non è giovanissimo. Non è manco vecchio, però non è giovanissimo. Ecco, ecco. Comunque, no. Fratelli sono The Beauty Lounge, grazie cara, Chris, Liam e Luke Hemsworth. Quanto pare dicono che uno dei tre è un cesso allucinante. Io, poverino, povero sfigato. Mutiamo la chat, ma sì, grazie, grazie. Giacomo, muta la chat, per favore. C'è Raghera che dice: no, cazzo, l'aveva dimenticato, c'è la chat aperta, meno male, invece no. Lei dice: no, guarda che è lui. E Francesco: no, ma sei sicuro? Sì, sì, è lui, te lo dico. Comunque io, posso dire lei, che lui. Io non so veramente come facciano, ma qualcuno l'ha già scritto. Cioè, ma questi indizi non vogliono dire nulla, ragazzi. Vabbè, sì. Nulla. Invece l'hanno scritto. Valentina, tu hai un'idea? Fanno? Tu hai un'idea? Forse, Salvo? Per me è stato... Non dire, hai un'idea, è quello che... bravo. Un attore... Il mio attore preferito per molto tempo. Finito, no, il ragazzi, tempo, adesso... Adriano. Adesso se avete indovinato mi fate capire come cazzo fate. Allora, girate i fogli. Girate allora i fogli. Aspetta. John Carpenter. Ok. Carpenter e... Io. Jack Black. Allora, ha scritto quel capolavoro del film Il Pietro del Destino. Adesso voglio sapere come avete fatto, Salvatore e Valentina, a indovinare. Me lo volete spiegare? No. Adesso lui era appassionato di Giovanni musica, stai buono, sì. Con Gas Kyle, che è quello che fa musica rock metal, no, rock. Nachos D, che tra l'altro c'è il film Nachos D, che è bellissimo, che combattono contro il demonio. Sì, ma come avete fatto? Vabbè, 57 anni, vabbè. Poi ha fatto comunque è sbagliato, vabbè, è sbagliato. Non è Jack Black. È sbagliato, non è Jack Black. Oh, abbiamo fatto ho scherzato. Giacomo, tieni mutata la chat. No, allora, scherzi a parte, appunto, non è Jack Black, ragazzi, perché volevo vedere che cosa vi aveva fatto pensare a Jack Black. Quindi andiamo avanti. E prossimo non è neanche, indizio, John, non è neanche Carpenter, John Carpenter. Regista horror, fra l'altro, di un certo tipo. Prossimo indizio. Però avevate indovinato che era un attore. Esatto, è un attore, 60 secondi. Quindi c'entra la musica, ma non così tanto come in Tenacious D di Jack Black. Tra l'altro, film pazzesco. Sì, bello. Ma sì. Chi sarà mai? 40 secondi, ragazzi. Tu sei mai andato al Buddha Bar, Giovanni? Sì, non il io Buddha andato... Bar. Ci sono diversi posti sono che si chiamano Buddha Bar. Proprio. No, io sono andato a uno dei Buddha Bar, quelli originali, a Parigi, pensa. No, io al Buddha Bar a Parigi no. Però sono andato. Quando stavo. Durante una vacanza. La musica più o meno è questa. Sì, sì, diversi posti che si chiamano Buddha Bar. Ma ci sono proprio i CD. Io anni fa compravo i CD e si chiamavano Buddha Bar. Sì, sì. Volume 1, 2, 3. Ed erano pieni di questa musica qua. Chill si chiamano. Sì, chill out, sì. Esatto. 6 secondi. 5 secondi. Allora, ci siamo. Ok, il tempo. Girate i fogli. Ma che ci avete avuto? Com'è tutti e due su Johnny Depp adesso? Perché come mai poi te lo spiego. Poi te lo spiego. Poi te lo spiego.
Poi devo Giovanni, quali sono i prossimi? Johnny Depp, 57 anni, è appassionato di musica effettivamente. Effettivamente ha 57 anni, effettivamente americano, effettivamente è un attore. E anche ha fatto molti film con Tim Burton, i suoi migliori, fino a una certa. Poi a una certa si è rincoglionito pure lui, poveretto. Johnny Depp ha continuato a fare sempre lo stesso personaggio. È stato il cappellaio matto, purtroppo, aggiungerei, perché uno di quei film che se lo potevano evitare, ha rivestito il ruolo del protagonista in una nota saga sui pirati. Io aggiungo purtroppo, però è effettivamente quello che l'ha fatto conoscere a molti, e stiamo parlando proprio di Johnny Depp. Abbiamo finito i giochi, Adriano Santucci. Quindi io posso anche fare i conti, però purtroppo avendo pareggiato in quest'ultima manche, senza fare i conti posso dire che i campioni di questa sera si laureano campioni, appunto, Salvatore e Valentina. Quindi bravi Salvatore e Valentina, che vincono una maglietta, le magliette. Mi dispiace per Rachele e Francesco, ci avete provato? Abbiamo lottato con Wikipedia praticamente. Chi era Wikipedia? Valentina, nel senso. Ah, Valentina. No, io voglio sapere perché avete messo tutti e due Johnny Depp alla fine. Perché, com'è? Perché si è riaccesa la chat quando hanno scritto Johnny Depp. Ah, ok. E c'è stata un'illuminazione. No, non lo so. A me è venuto in mente perché so che lui canta e suona in un gruppo. Poi ha fatto anche dei musical. Sì. Peraltro. Quindi... Johnny Depp è anche uguale a un calciatore che è stato un calciatore famoso, vabbè, non c'entra niente, che anche lui suona, vabbè, questa è una cazzata mia, non c'entra niente. Vabbè, Jack Black ci stava parecchio. Jack Black pure ci stava, effettivamente. Mi sa che poi l'età. Forse Black, dici per te è lui. Allora Gianni hai sbagliato, che te devo dire. Jack Black, no, quanti anni ha Jack Black? No, era Johnny Depp, era Johnny Depp. Jack Black è del forse è un po' più giovane Jack Black. Ma Osvaldo, brava F99, era Osvaldo il calciatore che dice. Jack Black non c'è la data di nascita? Nel 69. E nasce quindi, in 69. Vabbè, 52, dai, 52 anni più o meno. Può essere anche Will Smith volendo. Per l'età non so se perché, ma perché c'ha 57 anni Will Smith? Forse un po' più che fa ancora il coglione l'altro discorso, però no, Will Smith è del 68. Will Smith sono 20 anni che è fermo, cioè lui c'ha sempre la stessa età, sempre uguale, questo fisico pazzesco. Vabbè ragazzi, com'è andata? Come è andata? No, a parte il gioco, dico, siete divertiti? Bello. È già finito. Una serata diversa. È finito, purtroppo è finito. Abbiamo anche. Abbiamo fatto anche mezzanotte, abbiamo sforato di mezz'ora. Un po' più lunghi del solito siamo andati. Io non so. Sì, no, vabbè, abbiamo detto che vincono le magliette Salvatore e Valentina. E voi ci seguirete con questa cosa eventualmente che facciamo il 6 marzo del Fanta Sanremo, o ci avrete giustamente anche vediamo, altri cazzi vostri? Vabbè, vediamo. Sanremo non sapevo neanche iniziare Sanremo, però vabbè. Sì, lo fanno anche quest'anno, però spostato rispetto al solito, lo faranno la prima settimana di marzo, di solito sempre a febbraio. Propongo una rivincita tra 23 anni con Salvatore e Valentina. Guarda, sì, per me si può fare, se siamo ancora tutti quanti qua. 23 anni, se siamo ancora vivi, se può. Cioè, idealmente dovremmo. Vabbè, si spera di sì. Sì, io semplicemente muoverò i pulsanti col chi cazzo ne so come, ci avrò già 60 e passanni, però dai. Si può provare a fare. Cioè, Joe, poi a te ti dicono che sei boomer adesso, fra 23 anni che sei. Non capirai. Sai qual è la cosa? Che fra 23 anni, tanto la chat sarà sempre le stesse persone, perché sempre gli stessi, se quelli nuovi ci calcolano, quindi sarà sempre gli stessi che saranno molto più vecchi, quindi mi diranno c'avevi ragione. Danno così. Allora, si conclude qua questa 32esima puntata speciale San Valentino. Grazie ancora per aver partecipato, Salvatore, Valentina, Rachele e Francesco. E noi vi ricordiamo che stasera è domenica. Domani, lunedì, ci sarà Come Live Hanno Fatto. Giovanni, di che parlate? Sì, ci sarà una tier list. Faremo una tier list con Maurone Zingarelli, che credo sia tipo i film più brutti della terra, una cosa del genere. Dove... ovviamente non so se tu sai cos'è una tier list. A me me l'hanno spiegato, perché io non sapevo che cazzo era una tier list. Fino qua ci arrivo, Giovanni.
È una classifica, diciamo. È una sorta di classifica. Mentre facciamo questa classifica, parliamo dei vari film che sono ovviamente in classifica, no? Cioè, perché sono brutti, perché dovrebbero essere più belli o più brutti, eccetera, eccetera. Con Mauro racconteremo piccoli aneddoti dei film stessi. Fra i film brutti, se ci metto un film di Nolan, io rido e Mauro si incazza. Sarà molto divertente. Ecco. Perfetto. Mentre invece mercoledì ci sarà 3 metri sopra Twitch. Ragazzi, voi lo seguite 3 metri sopra Twitch? Sì. Ci sarà 3 metri sopra Twitch. Io non so se già Marco Cioni abbia dichiarato dell'arrivo dell'ospite, però visto che siamo a 3 giorni. C'è un ospite? Non lo c'è so un io. Ospite. Visto che siamo a 3 giorni a 3 metri sopra Twitch, probabilmente si può anche dire qual è l'ospite. Ah, sì, si può dire, si può dire. Si può dire. Ragazzi, mercoledì a 3 metri sopra Twitch alle 21:30 c'è Marcellone Ascani. Insieme a noi, esatto, sarà insieme a Matteo, Benedetta e Marco che parleranno dei vostri problemi di cuore. Vi ricordo che se scrivete esclamativo 3MST appare il numero di telefono al cui mandare i messaggi vocali. Io vi chiedo soprattutto sempre, fatelo, messaggi vocali con i vostri problemi di cuore. Io vi chiedo sempre di mandarli senza necessariamente ingurgitare il microfono del telefono, se un po' non si capisce in cazzo, e possibilmente parlate, perché se parlate così poi non vabbè si sente. Però se uno proprio tu considera io però, aspetta, io sto in quel momento. Aspetta, ho capito. Proprio lì con il mio partner con cui ho un problema. E come fa? Devo per forza sussurrare. Ti chiudi nel cesso e parli. No. Cioè, non è che lo devi urlare, non è che devi dire oddio, il mio ragazzo non mi tromba più. No, però puoi dire tipo a voce normale e spieghi. No, così. Perché poi. Vabbè, diciamo che spesso arrivano dei messaggi un po' difficili da decifrare, diciamo. Ok, sono bravo a fare ASMR. Sì, esatto. Ok, allora buonanotte a tutti. A questo punto vi abbiamo ricordato gli appuntamenti. Grazie mille. Ciao Rachele, ciao Francesco, ciao Salvatore, ciao Valentina, ciao chat. Ciao, grazie ciao, a ragazzi, voi. Notte a tutti. Buona serata, ciao.